Segnale Redstone. Massimo 15 blocchi. 1. Segnale alto. 0. Segnale basso. Segnale Redstone. Massimo 15 blocchi. Varie definizioni possibili? Solo una. Davvero utile. 1. Segnale alto. 0. Segnale basso. Ci sono degli oggetti che sono in grado di propagare segnale redstone. Blocchi, torce, leve, che non so ancora come si fanno. E ci sono tante domande. Questa energia si propaga in acqua? Quali sono i conduttori e quali materiali invece la isolano? Devo creare delle porte di metallo. Devo creare delle porte di metallo per proteggere i miei abitanti. Allo stesso tempo, però, l'esame del professor Archimede richiede una apertura e chiusura automatizzata possibile anche da coloro che non sono intelligenti come me, quindi figurati quanto sono intelligenti. Scusa, Ricky. Poi ci sono i bottoni. Ci sono le pedane. I bottoni possono essere di legno e anche di pietra, e se sono di pietra vengono colpiti e attivati dalle frecce? Le pedane hanno vari pesi. Quella di legno vale 15 redstone, ma quanta energia scaricano le altre? Cosa può automatizzare un circuito di redstone? Cosa invece non può fare? Posso creare un orto automatico? Un mattatoio automatico? Apertura e chiusura delle porte? Persino meccanismi di difesa? Trappole per i predoni metallici che ancora una volta si sono avvicinati a villaggio? Tutto pur di superare quel giorno. Quel giorno lo ricordo come fosse ieri. C'era qualcosa di strano nell'aria. Il cielo sembrava stanco e il vento soffiava timido. Qualcuno fiutava paura. Io, ancor peggio, l'instabilità del cambiamento. A Groseth calò un lungo buio che uccise il giorno. La notte decise di non lasciare più spazio alla luce e soprattutto di non lasciare più spazio a noi. Chiunque si addormentasse era come maledetto. I loro corpi cominciavano a marcire. Fabbri e artigiani, un tempo uomini colti, erano ora bruti, in cerca di sangue e di violenza. La caduta è arrivata e lo ha fatto senza alcun preavviso. Nel giro di ore, forse giorni, qualunque arte si è dovuta inchinare alla piaga, che non faceva distinzione tra i vincitori delle guerre e i prigionieri sconfitti. Abbiamo provato a resistere. Siamo rimasti svegli, in cerca di una soluzione. Gli uomini di chiesa hanno cominciato a pregare, solo per poi rendersi conto che dall'altra parte a rispondere non c'era più nessuno. Dio era disinteressato, nella migliore delle ipotesi. Lei però non era convinta. Diceva di percepire delusione. E io ero impotente, perché la mia scienza, quando si sono spente le stelle, non era abbastanza luminosa. Presto o tardi, la notte ha bussato alle porte di tutti noi. Il suo sonno, che alterava le carni e le menti, era come un ineluttabile giudizio. Noi non eravamo più i benvenuti nella nostra casa, e concederci all'oscurità era solo un giusto atto di silenzio. Riposa, culla del primo degli arcieri. Dormi, colle del più forte dei lupi. Sogna, landa delle grandi esplosioni. E chiudi gli occhi, patria della lava e delle spade.
persino per te, Ruslan! Quei blocchi sono troppo pesanti! Il tempo di costruire è giunto al termine! Poi, però, alcuni di noi si sono risvegliati. E da allora ci è concesso dormire solo se abbiamo paura. Ma ancora oggi non so se si tratta di una benedizione o di una condanna. Sulle mani, signori, perché ci sono solo due tipi possibili di mani. Zero, quelle basse. Uno, quelle alte. Non tornerai più navigando fino all'alba e tu perderai la via di casa e giù scaverai fin dove un'altra luce ti porterà lontano dai tuoi passi. Ma luna che cala, il sole si alza, è l'unica cosa che ti salva e tu capirai che non ti basta un'unica spada di diamanti da portare con te. Di una cava una casa farò, combattendo la libererò, superficie lo sai tornerò. Portando i tesori che ho in un mondo che sempre ti ostacolerà. Qualcuno ha ordinato dei panini al tavolo? Buonasera a tutti, amici videospettatori, e benvenuti ancora una volta in un episodio della Blind Run di Minecraft! Buonasera, come state? Come state? Io, con il cervello che fuma, ho continuato il lavoro sul video, che non credo verrà registrato domani. Sono ancora indietro. Sono arrivato a 70.000 caratteri e voi mi direte, e quindi è finito? No. Ho finito il secondo capitolo di 3 del video, quindi penso che per la prima volta nella storia io itterò i 100.000 caratteri scritti. Non mi pare di averlo fatto con lo scorso video. Non mi ricordo se lo scorso video di Scarlatto e Violetto del 31 dicembre aveva 100.000 caratteri, ma questo secondo me li avrà senz'altro, perché diciamo che ogni parte è simile alla precedente, ogni capitolo.
Quindi, mancando l'interezza del terzo, credo proprio che almeno i 100k verranno ittati serenamente, forse anche qualcosa di più. Non troppo, però. E che cosa abbiamo? Abbiamo un video di... Sì, sicuramente durerà 2 ore. Secondo me le 2 ore non si rifuggono stavolta, come la scorsa del resto. Da una parte abbiamo il primo capitolo, che è totalmente dedicato a Terapagos, alla teracristallizzazione, all'energia Terastal, al sottosuolo, al grande abisso e alla sua formazione. Il secondo capitolo, che è la cronistoria di Paldea, ma con focus sul Area Zero, Voragine di Paldea e i temi trattati nel primo capitolo del video. E poi, giusto, l'ultimo capitolo finale, che inizia quando la cronistoria arriva al viaggio nel tempo fatto da Olim. Ok? Quindi l'ultimo capitolo è dedicato alla spiegazione di cosa sia quel viaggio, cosa secondo me lo fa funzionare, quali sono i suoi estremi, cosa comporta il fatto che abbia una certa natura per il macrosistema narrativo di Scarlet Violetto e direi anche del mondo Pokémon in generale. E poi c'è una fine che non è ancora scritta in bella copia, ma è già scritta nel canovaccio, perché il video è già tutto esistente qui e nella versione brutta copia. Si tratta solo di doverlo convertire nella versione full con le frasi complete. È una fine inusuale. È una fine inusuale perché... Sì, sicuramente Chiara mi vuole un po' meno bene per via della crescita Papusken dei video di volta in volta. Ciò detto, dicevo, il finale di questo video è inusuale perché solitamente i video teoria si concludono con un discorso abbastanza epico, no? Musica cattiva, incazzata, il reveal che in realtà il vero cattivo è Gianfranco, il reveal che in realtà è leggendario e buono, il reveal che in realtà tutto quanto si riconduce a un evento storicamente avvenuto 50.000 anni fa. Questa volta invece il finale sarà speranzoso, il che è strano perché c'è poco da avere speranza in Pokémon dopo Scarlatto e Violetto, quindi non interpretate questa speranza come una speranza verso Game Freak, verso i giochi Pokémon. È più come un messaggio wholesome interno alla narrativa di Scarlatto e Violetto. Ok? Quindi vedrete. E secondo me è molto carino. Cioè, è un finale che quando è stato partorito mi ha fatto sorridere, mi ha strappato un sorriso. Quindi spero che lo farà anche a voi. Certo, ovviamente il mettetevi comodi c'è sempre, è un mettetevi comodi molto corto perché è solo sul finale, e un mettetevi comodi che in realtà risponde a una domanda che attualmente non ha risposta, ma generando ulteriori domande e una certezza, e tale certezza sarà il contenuto wholesome di cui vi sto parlando adesso e che ora non potrete comprendere. Io non credo che, nonostante la registrazione tardiva, il video subirà altrettanti 2 giorni di delay rispetto al 14. Dovrò lavorare tanto però insieme a Chiara, perché Chiara ovviamente lo dovrà montare, e vabbè, direte voi, scontato. Sì, ma proprio come il video del 31 dicembre è un video pieno di fonti. E io le fonti le ho tutte reperite, nel senso che con il mio text pad io so che il dialogo X avviene nel momento Y del gioco, però poi lo devo andare ad affrontare, cioè devo andare a registrare quel momento per poi riproporvelo in forma video. E se la roba del gioco base è già tutta quanta inventarizzata, perché lo abbiamo fatto per il video del 31 dicembre e quelle cartelle sono state volutamente lasciate lì intatte perché sapevamo che prima o poi col DLC saremmo ritornati sulla questione, tutta la roba del DLC Puff Punt è da rifare da zero, perché gli attuali video che vediamo, che avete visto in realtà su Twitch, poi ricaricati su YouTube, sono video che hanno la mia facecam, il counter delle sub non va bene.
quindi dovrò registrare da zero il DLC, fortunatamente skippando tutta la parte dell'esplorazione, i dialoghi che non servono, eccetera eccetera eccetera. Diciamo che mi dovrò fare un'altra partita, probabilmente su un'altra Switch, con una squadra a livello 100 per zergare i vari boss di turno. Tanto non mi serve che ci sia del gameplay vero, quello che mi interessa lì è riregistrarvi i dialoghi più importanti. No, non posso ritagliare la roba delle live, che è inutile o in più, perché servirà per il montaggio dare a Chiara un 16 noni pienamente utilizzabile. Se Chiara parte non potendo utilizzare anche solo un 15% dello schermo, è lavoro in più che deve fare lei, e io in realtà non ci metto così tanto a zergare il DLC. Voi non lo sapete, ma è una cosa che ho già fatto per il finale. Io ho rigiocato il finale di Scarlatto e Violetto l'anno scorso per fare il video del 31 dicembre, rifarò la stessa cosa qua, mi rigiocherò il DLC, dovrò rivedere quella merda di finale che è il finale del disco Indaco, lo farò per amore non solo vostro, ammetto sempre questo momento egoista, ma anche per amore del mio lavoro e della mia creatività e del video che ho partorito. Voglio che sia come lo immagino, e come lo immagino è con il 100% dello schermo pulito dalla roba che c'è qui in diretta. Poi magari imparerò, come gli streamer grandi, non so se è possibile, a separare le varie sorgenti video, ma davvero non so se è fattibile con OBS, quindi magari un giorno scoprirò se questo è possibile farlo con questo software, onde evitare questo rigiocare ogni volta ai giochi Pokémon due volte. Vedremo se ci riuscirò, magari non con l'epilogo, che immagino non avrà granché in più, ma più che altro con la nuova generazione a venire, non decima gen, intendo nuova, mi sono espresso male, ho usato il termine sbagliato, nuova IP Pokémon che uscirà fuori quest'anno. Devo chiedere a Bob Ale, però ancora non l'ho fatto perché non ci avevo pensato, in realtà è rimasto nel background come tanti pensieri il 31 dicembre l'anno scorso e poi vabbè, me ne sono dimenticato. I prossimi giochi, esattamente. No, non ho paura di una decima gen a breve, anche perché è a breve, tra un anno, Ale, tra 365 giorni, stiamo parlando dei leak di decima gen. Tra 365 giorni, e lo so che sembra strano, ma è esattamente così, staremo parlando dell'ultimo post di Riddler Kun, nel quale ha messo tre emoticon, una con delle palle, una con il cazzo, una col cazzo e le palle, staremo dicendo, ma saranno mica i tre starter di Pillipol, la nuova regione di decima gen? È così, quindi non manca molto, questo è l'ultimo anno nella nona gen. Ovvio, magari cambiano le cose, non è così perché Game Freak si decide a prendersi più tempo, però dubito, e quindi la realtà dei fatti verosimilmente è che tra 365 giorni vivremo le notizie di una nuova generazione e tra un mese l'ultimo titolo che chiuderà il capitolo nona gen. Mentre Paldea dovrebbe essere già chiusa così. Poi insomma si vedrà, potrebbe arrivare un terzo DLC. A dire il vero, amici, spazio narrativo per un terzo DLC c'è, ma non forse per il motivo che pensate voi. Mi correggo, non per il motivo che tutti quanti state pensando, secondo me. Qualcuno di voi immagino ci possa arrivare al motivo che mi porta a fare questa affermazione. Qualcuno di voi potrebbe pensare, la maggior parte credo, magari vi sottovaluto, perché il finale fa schifo e non spiega tutto. In verità hanno spiegato in maniera contorta quasi tutto quello che, a parte per soldi, e avete ragione tutti se lo pensate, però a parte quello dico, riguardo ai quesiti rimasti irrisolti su Terapagos, la forma gigante che non si è mai vista, la natura dei cristalli, i paradossi, i desideri, cosa c'entrano, bene o male puoi collegare tutto quanto in maniera contorta, però comunque efficace. Vedrete che alla fine del video ci sarà solo una domanda che rimarrà ancora non risposta in maniera esaustiva, una sola, di tutte quelle che potete farvi, ve lo giuro, e quella domanda, come ha scritto Zio Franco, è: Calugaris con chi cazzo ha parlato? Quella roba lì potrebbe essere sia... Decido di volergli bene oggi. Scusami, Lynch. Una roba alla Twin Peaks mai spiegata e lasciata all'interpretazione del pubblico. Scusami di nuovo.
legacy, mancata voglia di Game Freak di continuare le proprie stesse storyline, sia un ponte, lo so, non l'ho accettato neanche io questo paragone quando è appena uscito dalla mia bocca 5 secondi fa, però è la prima cosa che mi è venuta in mente. Quindi, oppure potrebbe essere una roba che ancora non è stata spiegata perché hanno voglia di raccontarla in un altro DLC, in un'altra espansione, e che cazzo ne so io. Però, obiettivamente, sul con chi ha parlato Calugaris, puoi fare quello che ti pare. Cioè, puoi inventarti una storia grande abbastanza da riempire un DLC. Oppure può essere una cosa mai più spiegata, lasciata all'interpretazione del videogiocatore. Ha parlato col drago originario. Vedrete, vedrete. Fava Beans and Chicory. Sì, tutto molto interessante, ma Control, sono andato avanti. Scusatemi, singhiozzino. Sono andato avanti pochissimo in questi giorni perché ho dovuto scrivere il video. Quindi Pokémon mi ha privato di Control, è colpa loro. Ma ho vissuto durante una piccola pausa che ho potuto fare, quindi non sono andato tanto avanti, uno dei momenti più assurdi della mia carriera videoludica tramite Control, che è, dirò solo un nome, chi l'ha giocato capirà, il labirinto del Posacenere, senza Posacenere. Io avrò passato qualcosa come un'ora e mezzo dentro una mappa 4x4. E mi sono arreso, non mi dite niente, mi sono arreso, credo di doverlo fare con questo Posacenere, sembrerà un delirio per chi non ha giocato Control, e non mi dite se è così e se non è così, ma io, che di solito non mi arrendo mai, dopo un'ora e mezzo di tentativi mi sono arreso. Cioè, le ho provate tutte, raga, le ho provate tutte! E sono tornato indietro, ci ritornerò quando credo e spero mi verrà consegnato questo oggetto. Il Posacenere è probabilmente tra i momenti più belli a storia dei videogiochi, almeno top 10. Atto, sono d'accordo, al 3000%. Mi dispiace da una parte non averlo portato in live, dall'altra sono contento di viverlo in intimità. Giocatevi contro, amici. Più difficile di Meloetta. Allora, Slex, e poi passiamo a Minecraft che c'è tanto da dire. Premesso che la tua è una battuta, voglio argomentare la risposta che ti darò. In realtà certe cose di Control sono esattamente contorte quanto Meloetta, però hanno una logica. È questa la cosa assurda, che se tu pensi contorto dentro Control, Control ti dà ragione e ti dice bravo, vedi? Perché la soluzione, figlio di puttana, era difficile. Ma tu sei bravo perché hai pensato alla soluzione difficile, quindi tieni, eccoti un segreto. Ecco. Sono tante cose che sono successe nelle mie ore su Control e sono tutte molto belle. Oggi, giocando in Random Battle di Showdown, mi sono trovato lo spoiler del misterioso DLC, Ale Carpita. Io non sto toccando niente. Non sto toccando Showdown, non sto cercando Pokémon su YouTube. Le ricerche per il video le sto facendo centellinate con la scheda in anonimo. Voi non avete idea di che cazzo di fatica sto facendo. Però ci arriveremo. Tanto manca poco. L'ho messo oggi in calendario, dovete sapere che io sono una delle persone sataniche che fa ancora il calendario di lavoro fisico e non digitale, quindi ho l'organizza famiglia, che in realtà uso per organizzare il lavoro, e oggi ho messo a calendario già settimana prossima che giovedì purtroppo perderemo un Minecraft, questa settimana ha avuto un Mystery Dungeon meno, la settimana prossima ci sarà un Minecraft di meno, perché giovedì c'è la maratona dell'epilogo. Magari è una maratona che dura un'ora e si va su Minecraft, però io andrò a fare anche il completismo a quel punto, ok? Cioè farò il completismo, quindi se l'epilogo dura mezz'ora dobbiamo ancora fare tutti i rematch, quindi c'è da fare tanto ancora su quel cazzo di DLC, tanto, un po'.
quindi coglierò la palla al balzo. Magari non farò una maratona, ecco, di 12 ore, cominceremo intorno alle 6, le 7, così siamo sicuri che l'epilogo si fa, si analizza impeachment, si guarda quale può essere il suo utilizzo in partita, e poi arrivederci un grazieroli al DLC di Pokémon. Qualche giorno dopo uscirà il video analisi, un paio di settimane dopo uscirà la recensione. Recensione che però, non me ne vogliate, verrà messa in lavorazione in tandem con un'altra recensione. Per la quale sento di voler spendere maggiormente il mio tempo. Mystery Dungeon no, Mystery Dungeon è un'altra cosa, devo finirlo, e non è una recensione quello. Quel lavoro lì è una cosa più complessa. Voglio fare un'analisi storica del perché questo gioco non è stato capito, oltre a farlo capire a chi mi ascolterà. Dico niente, dico niente. Però so benissimo che a gennaio, dopo questo video analisi, sarò impegnato con due recensioni contemporanee. Una è quella di Pokémon, l'altra è quella di Pspaff. Bene, amici, a ribenvenuti. Cominciamo a scandagliare il sito. Oggi faremo i circuiti. Ho qui il mio cellulare carico, carichissimo, più o meno metà batteria, con tutte le foto che ho fatto l'altra volta. Ovviamente devo scrollare tra le mie stesse dick pic, però prenderemo, sto scherzando, le foto dei circuiti. Io ancora una volta vi ringrazio per lo splendido supporto che date a questo canale. Leggo attualmente 727 sub realizzate in meno di 4 giorni, perché abbiamo ancora 2 ore a mezzanotte nel mese di gennaio. Quindi che cosa posso dirvi se non grazie, ricordandovi che la sub supporta tutto quello che facciamo, e subandovi in questi giorni o regalando una sub in questi giorni avrete la possibilità di vedermi incazzato nero pisciare sulla cartuccia di Pokémon Scarlatto quando realizzerò che anche l'epilogo di Legato per un mese, per il quale ho dovuto evitare come un ninja e come la peste Showdown e tutti i video Pokémon, fa schifo al cazzo. Quindi credo che sia un momento importante. Cioè, volete mettere che finalmente tiro fuori il pisello, ci piscio sopra e c'è la pubblicità? Evitate questo problema, subatevi o regalate una sub, così qualche fortunato può vedere questa scena e non doversela poi recuperare in past broadcast quando ormai tutta la festa è finita. Grimorio. Oh, giusto, Anatema. Leggiamo cosa fa. Allora, Anatema, è vero perché abbiamo tirato fuori nuovi enchant e quindi, una volta impressi su arma, il Grimorio automaticamente, ce l'avevano detto quelli di Ego Balego, segnala quale sia l'effetto. Le sub Kazablash a fine live su Minecraft, perché c'è un'intro un po' più lunga. Allora, applicabile a spade e asce bagasce. Aggiunge 2,5 per livello, ok, punti di danno extra ad ogni attacco con l'oggetto ai mob morti viventi. Quindi il livello non serve solo come valuta, ma anche come moltiplicatore di alcuni effetti degli enchant. Interessante. Ai mob morti viventi, quindi la maggior parte, in realtà Anatema non è male. Aspetto di fuoco. Dà fuoco all'entità colpita per, anche qui, 4 per livello. Secondi, perdonatemi, ad ogni attacco con l'oggetto, provocando i danni da fuoco ogni secondo che passa. L'abbiamo visto col demone. No, ora si chiama Enderman. Ah, livello dell'enchant. Ah, perdonatemi, non avevo capito. Non avevo capito. Per livello ho inteso il livello di esperienza del personaggio. Ok, grazie. Quindi no, è il livello dell'enchant. 1, 2, 3 o forse 4, ma non credo di aver mai sbloccato un effetto 4. Ok, grazie. Quando un mob che normalmente lascia cadere carne cruda viene ucciso mentre sta bruciando, viene cotta, giusto? Atterraggio morbido. Riduce il danno da caduta di 2 per livello punti ferita. Fortuna del mare. Riduce la probabilità di pescare spazzatura e aumenta la probabilità di pescare tesori con l'oggetto del
2 per livello per 100. Ok, attenzione, essendo le probabilità di pescare tesori alzate, quelle di pescare pesce scendono. Esiste una fortuna della terra? Beh, in teoria no. Perché laddove il mare genera RNG, nel senso che tu peschi ma i pesci non sono davvero lì, i tesori non sono davvero lì, se tu scavi o picconi, non è che ogni volta che picconi, credo, vengano generati dei blocchi. Quindi probabilmente, se esiste una fortuna della terra, esiste più che altro per i loot dei nemici, perché quella è una RNG. Quindi spada fortunata uguale ti ammazzo e ho il 2 per livello per 100 di probabilità di droppare le robe rare tipo la perla di Ender dell'Enderman. Fa strano chiamarlo così, però si chiama Enderman. L'uomo di Ender. Perla di Ender, occhio di Ender. Ender sarà un posto. Yeah. 0111000, eccolo qua. Il flusso redstonico. Bestiario! Oh, l'ho fatto, pampancone. Vediamo un po'. Angeli. Dio, che belli. Evocazioni maligne dei grandi sacerdoti. Vedi, voce bestiario. Solitamente in gruppi di 3. Epidermide pallida. Pallea. Albinismo. Teorizzo siano della stessa specie dei miei Map e Pam, non tanto per la sua somiglianza fisica, ma piuttosto per l'essere un dito al culo, una seccatura, è vero. Spada ferrigna fettaculi, ali ramificate, appaiono di giorno, appaiono di notte, sembra che la loro esistenza sia nata votata, perdonatemi, alla violenza. Oltre al possesso di un'arma, la capacità di attraversare mura e ostacoli rende l'affronto del loro padrone alquanto ostico. Eh già. Poi cannibali. Questi sono sempre stati fatti per la prima volta nella scorsa puntata. Affiliazione, predoni metallici, grandi sacerdoti, maestre delle fiale. Presenza concentrata nelle magioni insieme a molti adepti della setta. Comportamento aggressivo che comporta assalto e pedinamento, è vero. Un vestiario più elegante dei colleghi predoni, nonostante vivano come bestie, è vero anche questo. Armati di asce metalliche, secondo me proprio il binomio erano uomini, sono diventati bruti. Ti vogliono far capire che erano uomini di ragione un tempo, ora divenuti bruti con ascia. Anche me, aspetta, attacca tutte le creature ostili eccetto i propri simili, anche me, giusto. Si nutrono di carne umana, la quale spiega forse perché siano immuni alle attenzioni delle creature non morte. Poi c'è anche la placca di Johnny, uguale attacca tutte le creature ostili eccetto i propri simili. Con la placca di Johnny. Non ho capito. Cioè, già prima attacca tutte le creature ostili, eccetto i propri simili. Io sono una creatura ostile. Non attacca i suoi simili. Ah, però forse con la targhetta Johnny attacca gli zumbilli. Giusto. Quindi ingiornandosi non attacca gli altri cannibali, ma diventa un pet che ti attacca i non morti. Ok, compreso. Si nutrono di carne umana, la quale spiega forse perché siano immuni alle attenzioni delle creature non morte. Non abbiamo mai avuto modo di provare sta cosa della targhetta, perché è morto prima, l'ho dovuto uccidere. Poi cinghiali sono vecchi, torno indietro, forse manca ancora qualche disegno,
Ne ho scritte quattro, ho scritto rinoceronte, eccolo qua. Allora, i grandi sacerdoti sono tutti. Oh, bellissimo questo! Raga, questo è incredibile. Questo mi piace da morire. Affiliazione, predoni metallici, vabbè, sempre le solite. Le loro movenze esoteriche richiamano l'atto di farsi lo sciampo. Evocano spiritelli maligni. Probabile drop totem dell'immortalità. Presenza comune nelle magioni. Probabili luoghi di culto della setta dei cannibali dell'ordine dorato. Era l'ordine dorata. Forse era dorata. Capitanati da Anna Annibale. Evocano fauci metalliche per terra. Sì, non me lo ricordo. L'hanno fatto. Ultimo. Eh no, non so ancora cosa faccia sto cazzo di totem. Anche questo devastante. Ah, ok, sì, e l'ho visto. Non me lo ricordavo. No, non ho scoperto come si usano i totem dell'immortalità, purtroppo. Amici dello Breastlingo di media grandezza. Visto, non me lo ricordavo. Ho urlato scappando, vabbè, come sempre, quindi purtroppo non richiama alla mia memoria un evento in particolare, ma molteplici. Creatura quadrupede. Sembra una creatura di Chuck Rock. Non so se conoscete il gioco Chuck Rock, molto vecchio, per Mega Drive. Corna tozze, corazze metalliche. Può agire in autonomia, il corpo forzuto carica e sbalza gli avversari. Sebbene sembri un animale, il viso è insolitamente simile. È vero, ci ho pensato anche quando li ho visti agli umanoidi predoni. Però non credo che sia un uomo a pecora molto grande, quindi immagino sia un rinoceronte. Allora, quest. Grazie alla Jabri, c'è una nuova quest? L'invenzione del secolo. Ah. Perché? Come fare la leva? Quando Grosset era ancora prospera, in molti insediamenti si tenevano particolari festival nei quali si esponevano al pubblico scoperte e invenzioni di carattere scientifico affini a diversi campi. La prima edizione fu vinta dall'illustre professor che ora conosciamo molto bene, Archimede, il quale ha portato alla giuria un oggetto assai semplice, eppure ha rivoluzionato l'ingegneria dei secoli successivi. Beh, certo, creava segnale redstone, un fulcro e un braccio, così semplice che sembra quasi magia. Fulcro e un braccio. Riattivato dopo 5 mesi. Come si farà? Dobbiamo fare un fulcro e un braccio. Vabbè, tanto ora dobbiamo segnare tutto, quindi adesso prendo il mio quadernino e scrivo al punto numero 1 la leva. Un fulcro, perché ci sarà utile poi per fare i vari esperimenti con la redstone. Un fulcro, un braccio. Grazie Flea della sub, grazie mille. Poi andiamo avanti. Le ho viste nel gioco una volta, credo di averla presa giù nella città ancestrale. C'era già il foreshadowing di Archimede, altro che Oda, esatto, incredibile. Poi, diario. Capitolo 21, l'altra piaga, Nether, superficie, evitare abbracci con i piagati, mascherina fuori dal Nether per non prendersi la piaga da parte dei mai altri. Giusto? E a questo punto vi direi, community, andiamo a vedere i vostri disegni, barra video, barra canzoni, se ce ne sono. Poi controlliamo se è arrivato qualcosa di nuovo nei circuiti e poi lista della spesa e ci gettiamo in partita. Ne abbiamo tre. Ritratto di figlio Mammonk. Questi li devi mettere tutti insieme però, Christian, poi. Cioè io voglio vedere tutto il villaggio, i vivi e i morti, perché l'altra volta avevi fatto Mike, eccolo qua. Quindi adesso va bene, abbiamo anche figlio Mammonk. Me lo immagino proprio così. Me lo immagino decisamente così. Tra l'altro è rinchiuso per sempre nella torre da 20 puntate. Historia grosseitiana. Copertina. Di Valentina e Basalt Geologist. Questo è il libro
dell'altro ricercatore. Grazie Ele, della sub. C'è il lupo maledetto. È il Collis Fortissimi Luporum. Oh mio Dio, sono le quattro terre. Questa è Cugna Primi Sagittariorum. Questa è la culla del primo degli arcieri. Questa... Oddio! Questa è la landa della lava e delle spade. E questa è la terra delle grandi esplosioni. Terre magne... Explosiororum. E poi c'è Grosset. Qui non leggo. Propugna... Justitie Fortitudinis. Propugna. Poi non riesco a leggere qui. Però bellissima. E poi Fidei. Quindi giustizia, fede, prudenza e forza. Sei incredibile. Più la guardi, più vedi dettagli. No, non posso zoomare più di così. Poi, che c'è scritto? L'hanno cancellata? Le hanno cancellate, in realtà. Due. Cazzo, voglio sapere. Voglio sapere cosa c'era scritto. Poi abbiamo la chiesa. La chiesa della quale fa parte la sacerdotessa, dell'occhio di Ender. La natura e l'industria. Poi c'è una fontana. Potrebbe essere col diamante in cima, potrebbe essere Gobalego. Questa potrebbe rappresentare Gobalego, questa torre con la fontana, perché vedo luccichii diamantini. Penso sia casa tua. No, non credo proprio. Questa magari fosse casa mia. Sì, c'è veramente un sacco di lore. Devastante. Bellissima. E poi abbiamo Lucius. Giusto. Lui mi disegna così, amico dei ricaricamenti. Lo so di non essere così muscoloso, ok? Ok, Lucius, che mi vuole bene, mi disegna in questo modo per alzare la mia autostima. Ma, ragazzo che commenti nei ricaricamenti, so benissimo di non avere questa apertura schienale, questi grandissimi, qualunque cosa siano quei muscoli. Ok? Quindi, mi raccomando, lo so, non sono così, però Lucius, che ha una fava gigante, mi disegna con una fava altrettanto gigante. È mattina a villaggio, è per me giunto il momento di partire. Chissà cosa ci sarà oltre quel portale. E chissà perché figlio Mammon mi ha dato del folle. Forse sono pazzo per davvero? In ogni caso, non mi resta che partire all'avventura. Forse sta parlando del portale che io credo possa esistere dentro la fortezza, o semplicemente del Nether. Questo non lo comprendo. In ogni caso, Riben reference, è vero. È vero, c'ho il ciuffo alla Riben. In ogni caso va bene, tanto ne ho attraversati un botto di portali. Very good! E trapezione che non entra. Ho recuperato, Ho recuperato tantissimo quella lore. No, non mi sono perso nulla, a dire il vero. Stavo bene anche prima. Però, va bene, una clip la guardiamo, c'è tempo. Però ho recuperato il vecchio che dice Non entra! Parlando dei suoi muscoli all'interno del video di TikTok. Katan è per Malosa. Piaghe diverse, medesimi sintomi. Guardiamolo subito. Voglio vedere com'è successo.
Non sembra essere legato al fuoco datogli dal colpo. Dopo tot secondi è morto, cioè è diventato piagato. Qui ho realizzato tutto. È tuo collega il Mac che è avvocato, un grande, un grande. Bene! Andare a scrivere una pagina del diario. Se sono andato a scrivere la pagina del diario alla svelta. Bene! Beh, intanto vi lascio un po' di musica di sottofondo mentre apro il launcher. Ah, non ho guardato se nei circuiti c'è qualcosa di nuovo. Intanto che apro potete scrivermelo, Ego Baleghi. C'è qualcosa di nuovo perché era giallino, ma magari è giallo semplicemente perché dobbiamo ancora fare tutto quello che abbiamo visto nella scorsa puntata. Intanto sto aprendo il launcher, poi se serve rimetto la screen capture del sito. No, ok. Immaginavo non ci fosse niente di nuovo perché abbiamo da fare 800 cose sui circuiti. Ok, sta partendo, quindi intanto diamoci da fare con il listone della spesa. Uno, la leva. Due, vi direi anche però la torcia redstone. Al momento non ce l'abbiamo. Se non probabilmente in qualche cassa per averla trafugata alla città ancestrale. Però dovremmo imparare, dovremmo capire anche come fa ste torce. E un po' di bottoni. Cioè, prima dobbiamo crearlo il materiale. Torce, slash, oh, si è aperto. Mi ha bruciato le retine. Torce, bottoni. Fare altri enchant? No, non oggi. Torce, bottoni, pedane. Dobbiamo riempirci un po' la borsa di tutte ste robe. Dopodiché andiamo ad aprire il cellulare e a fare tutti quanti gli esami. Lavoriamo a scuola, certo. Sì, volevo proprio fare un piano da lavoro esterno fuori dalla scuola. Così quando poi la inauguriamo ci sono anche i circuiti di prova. Quindi torcia, bottoni, pedane, poi andiamo a scuola e facciamo i circuiti. Facciamo tutti i compiti, tutti gli esperimenti dei circuiti. Dopodiché, in realtà credo che la live sarà pressoché finita. La quest delle polveri, scrive Wargage. Qual è la quest delle polveri? Aspettate che abbasso l'audio del sito. Do audio al gioco. Sto leggendo il mio stesso taccuino. Ah, quello delle polveri gemelle. 4. Quest. Ce l'ho nell'altra pagina. Polveri gemelle. E se avanza tempo anche il parafulmini. Che manca una cosa. Cacarsi addosso. Ok, ora sì. Sì, mancava quello, raga. Falla prima, no? Posso anche farla prima, ma non so quanto mi richiede. Però ci toglieremo due quest dal cazzo subito. Leva e polveri, ammesso che mi riesca. Però ragazzi, falla prima e se poi mi viene, rifacciamo circuiti 3, ma davvero? La mia paura è questa. Allora, la facciamo un po', ma se non mi viene la droppo. Io oggi voglio fare i circuiti. Ah, ma dicevate la cacca addosso? Ah, vabbè. Posso caccarmi addosso tra la leva? Ok.
è la quest delle polveri. Vabbè, proviamo a fare leva, cacca addosso, quest delle polveri se mi riesce, mi do un tot di tempo, 120 secondi, poi basta. Torce, bottoni, pedane, porte di metallo. E poi andiamo a fare gli esperimenti, tutti quanti gli esercizi. Allora, io mi metto già qua sul pellulare. Ok, la prima immagine, che è l'autovalutazione di fine capitolo per comprendere la distanza percorsa dal segnale redstone e quali materiali possa attraversare e con quali forme possa veicolare il suo segnale, la sua forza, la sua potenza, la sua elettricità. Non credo che ci sia qualcos'altro. Possiamo startare. Minecraft dice déjà vu. E ha ragione. È di nuovo la stessa introduzione dell'altra volta. Very good. Amici, io vi ringrazio. Scusate, ma secondo me Albinator ha fatto il commento dell'anno. È vero che sono 4 giorni da quando è cominciato, ma sarà difficile scalzarlo. Oggi mi sono cacato addosso per davvero e boh, non ho capito perché vi piace così tanto. Secondo me non ha tutti i torti. Cioè, è bello parlare di merda addosso finché non ti cachi davvero. E quando succede, comprendi che non è un buon momento. Per questo, decidi di cacarti addosso volontariamente. E spezzare il sortileggio. Cacarsi addosso è una cosa brutta solo se non lo vuoi, Albinator. Nel momento in cui lo desideri, fai tua non solo la cacca, ma essa addosso. Sei libero. Sei davvero libero. Dicono che la libertà sia il diritto di voto. Dicono che la libertà sia amare chi vuoi, come vuoi. Dicono che sia avere una proprietà privata nella quale nessuno può entrare, se non con il tuo permesso, ma non è così. La vera libertà è decidere di farla lì, tra culo e mutande. Meglio se tra culo e sedia e sei nudo sotto. Sto scherzando, che non si dica che Francesco Cilurzo in arte Saidonia, 30 anni suonati all'interno della piattaforma twitch.tv, che oggi Dio Madonna ha deciso di funzionare senza laggare, esorta e spinge il proprio pubblico a cercare di cagarsi addosso per sfidare le leggi della libertà e delle regole del mondo intero. Va bene? Ok. Vi saluto. Allora, quaderno aperto. Perfetto. Meno male che mi segno tutto nel quaderno. 7. Cazzo luminoso di prova. Ah già! Giusto! Giusto! Mi trovavo qui. Nel sapere della fortezza e nella fortezza del sapere. Ben 6 occhi di Ender. Che cosa hai scoperto qui, anonimo ricercatore? Oh, uno zompillo? Ma non è di quelli malati. No. Tra l'altro, vediamo se è arrivato qualcuno di nuovo. Grazie al tetradominus della sub. Qualcuno di nuovo a villaggio.
Questa è la strada che faccio sempre pensando che sia l'uscita e non lo è. Ma è incredibile, tutte le volte. È di qua. Il ramen. Quanto dà il ramen di esperienza? Giusto per... Vaffanculo, non c'ho altro. E niente. E volevo fare il paragone con il Quarzega. Ma niente. Chi c'è qua fuori? Ho sentito qualcuno. Ah, forse non era fuori. Era dentro, ma in linea d'aria. Sì, era Italo. Ciao ragazzi. Bella Italo. Ricky. Ti manca l'acqua qui. Vuoi che te la metta? Lo vedo che manca. Hai bisogno che te la metta? Ok, dimmi. Devo entrare qua dentro. Ah, nel senso che qui ce l'hai. Ok, ho capito. Hai bisogno che te la metta anche lì? Va bene, arrivo. Scusate un attimo. Ricky ha bisogno di me e poi facciamo le cose che dobbiamo fare. Intanto qua è diventato full verde il Franco, ma non è ancora nato il golem di merda. Ok, pensavo fosse uno nuovo. Mi era sembrato di vedere un altro Italo. In realtà non sembrerebbe essere nato nessuno. Ruben, Katana... Secondo solo, l'altro il secchio serve sempre. Questa la mettiamo a posto. Il secchio serve sempre. Mi metto sti stivali e vado a aiutare Ricky al volo. Ma di nuovo. Fottiti però. Il tuo collega tutto rotto, sta benissimo. Bella. Ah, ma cazzo, ma avevo anche la fonte d'acqua qua, ora che ci penso. Te le riempio tutte, bello. Fatto, Ricky. Uscito qualcuno? No. Ok. Allora, andiamo a fare questa leva. Andiamo a creare questo levega. Allora, un fulcro e una leva. Ma ce l'abbiamo già una leva? Non l'ho mai presa? Non mi ricordo se l'ho presa. Oh! Bella. Non ricordo se ho una leva o meno. Forse no. Non mi sembra, almeno di vederla a colpo d'occhio. Poi magari come sempre la sto skippando. Intanto prendiamo la redstone. Allora, un fulcro. La leva di che cazzo sarà fatta? Facciamo... Proviamo a fare sta cosa, aspetta. Proviamo a fare proprio un pisello. Contrario. Giusto. Una pala. E così? No, 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 no! Come si fa? Come si fa? Ok, ok, tolto, tolto. Non ho visto niente. Ve lo giuro. Mi sono coperto anche il buco del culo. Allora. Ho fatto una. Bisogna. Sapete cosa?
potreste proprio togliermelo con la mod, quel tasto, tanto non lo devo mai premere. Allora, fulcro, com'era un fulcro? Un braccio. Fulcro e un braccio. Così. Così. Così è un bastone. Non vale niente. Un fulcro e un braccio. È una leva, cazzo, è. Aspetta, forse è così? Ah, che cos'è? Leva. Ehi sì. Ecco una leva manleva. Ah, ma tu guarda! Fa proprio l'effetto redstonico! Vado a letto. Vado a letto. Fa proprio l'effetto redstonico. Vabbè, leva fatta al volo. Ci vuole un cazzo. Allora, vediamo un po' gli effetti. Se io metto la leva qui... Non si apre la cassa. Ma siete dei figli della merda. La domanda se la pedana apre la cassa è perché ho una pedana davanti alla cassa. Quindi no, non si apre perché... Tra l'altro è qui da 40 episodi. Va bene. Però la leva non sembra generare un effetto con... Mentre una leva davanti alla porta, la apre? Sì. E la chiude automaticamente quando smette? No. Cioè, non diciamo... Oddio, no. Cioè, così rimane aperta indefinitamente finché non pigio lo switch. Perché comunque questa carica la sta rilasciando sempre. Però ovviamente se la ritiro su non va al contrario, perché l'unica... scarica redstone viene fatta quando viene attivato. Va bene. Adesso cosa? La jukebox? Potrebbe accenderla? No, sembrerebbe di no. Però si può applicare anche ai blocchi. Sulla finestra? Si apre la finestra? No. Potevo immaginare. Quindi qui tu non puoi. Però magari se ci metto un disco lo riproduce e lo zittisce. Vogliamo provare? Tanto siamo a fare esperimenti. Beh, banalmente allora ce lo posso mettere perché... su tutti i blocchi puoi mettere una leva, del resto la puoi mettere anche su, cioè per terra. Ciao Ruben, come altro potremmo provare a piazzare una leva in casa, intendo? Questo che cazzo era, il telaio? E aspetta, intanto facciamo tante leve già che ci siamo. Facciamo un po'. Almeno una quindicina di leve. Bene così. Altri luoghi che posso tentare di fare andare con la... Ah, tra l'altro ho un'idea. E se facessi leva più redstone, fa la torcia? Così, come una torcia normale. Facile. Bene. Fate anche le torce di redstone. Via dalla lista. Ora, bottoni. Pulsante. Va bene, vanno bene tutti. Va bene. 4.
il nostro banco da... Oddio, 4 sono pochi forse, trasformiamoli tutti e vaffanculo. Ora, il bottone in teoria funziona allo stesso modo. Dovrebbe aprirmi la porta anche lui. Lo fa. Però si chiude. La differenza rispetto alla leva è che la leva, una volta attivata, rimane lì, va, fa godere per sempre. È un rubinetto sborrifero aperto oggi e l'indomani. Bottone no, è godimento temporaneo. Godo, non godo. E con più bottoni? Se li premo in maniera asincrona è quando l'ultimo bottone va via a togliere la carica redstone e chiudere. Ok, chiaro. E se faccio una cosa del genere? Niente. E può una leva attivare un bottone che attiva una porta? No, non senza un circuito forse. In ogni caso stavo facendo una cosa inutile. Allora, ok. Prossimo passo. Sei infertile! Pensiero intrusivo. Immaginatevi questo tizio, questo farmer che uccide tutte le sue galline infertili. Medievale situazione. O una normale giornata al sud del mio paese. Allora, no, manca il pisello dei cazzi gemelli. Allora, il mio nucleo è formato da 4 parti uguali. Recuperiamo 4 parti uguali come nucleo. E poi c'è una parte rossa come il sole e l'altra come il tramonto. Allora, io provo a fare questo. Secondo me sono loro 2. Sole rosso e giallo. Rosso al tramonto, giallo all'alba. E il nucleo è fatto da 4 parti uguali. Che cazzo? Però, cioè, 4 parti uguali possono essere tutte le cose. Allora, mi piace che queste siano le 2 robe del sole. Però le parti uguali... Carbons. Se fosse polvere fuoco. Però dove, tra l'altro? Il mio nucleo è fatto da 4 parti uguali. Dove però? È fatto da 4 parti uguali. Che cazzo sono le parti uguali? Provo a rileggerla. Però se riesco da cellulare, così non devo alt tappare. Ego Balego. Tanto ce l'ho il cellulare. Sì, eccolo qua. Project Ego Balego. Ce la posso fare. Che figa la visualizzazione mobile, non la vedevo da un sacco. Grande Giove. No, non è grande Giove. Fare luce sulla questione.
Luce sempre presente, senza fiamma o braccio ardente. Da due gemelli sono formato, rosso come il sole tramontato e giallo come quello appena levato. Il mio nucleo è particolare, quattro parti uguali devi condensare. Condensare? Che cazzo è da condensare? Tanto fa così. Quattro parti uguali devi condensare. Che cazzo vuol dire che quattro parti uguali devo condensare? Ricorda infine che per il mio lavoro una costante energia io divoro. E che non capisco che cosa sia questo nucleo. Allora, da due gemelli sono formato, rosso come il sole e giallo come quello appena levato. Il mio nucleo è particolare, quattro parti uguali, che quindi non sono i due gemelli perché sono uguali, devi condensare. A meno che i gemelli, in quanto gemelli, sono soli, cioè sono solo colori diversi ma uguali, però non sono uguali, uno è rosso e uno è giallo, no, non ha senso. Il mio nucleo è particolare, quattro parti uguali devi condensare, i due gemelli sono gemelli, sì, perché sono quasi identici se sono queste due cose, ma uno è rosso e uno è giallo. Il mio nucleo, aspetta, forse il blocco di redstone si fa con 4. Ah, devo andare a letto. Allora, il blocco di redstone, come si fa? No. Si fa con 9. Quattro parti uguali devi condensare. Allora, facciamo anche queste prove, no, facciamo questa prova, no, facciamo questa prova. E ovviamente, se fossero solo loro, come li metti? No, non funzionano perché manca il terzo elemento. Quattro parti uguali devi condensare. Quattro parti uguali devi condensare. Queste non sono uguali. Se faccio così. Siamo. Non puoi fare il blocco di redstone, ma puoi fare il blocco di luminite. Quattro parti uguali di luminite devi condensare. E basta, è finito. No. No. No, non può essere finito. Perché da due gemelli sono formato e non abbiamo usato per ora la polvere di redstone. Allora, boh, ora come cazzo li metto?
formato da due gemelli, rosso come il sole tramontato e giallo come quello appena levato. Il mio nucleo è particolare, quattro parti uguali devi condensare. Abbiamo creato il nucleo, ma non abbiamo finito il tutto. E a sto punto cominciamo a mettergli attorno sta roba. Proviamo a fare tipo uno sì, uno no. Una scacchiera di cazzi. Facciamo così. Facciamo così. Le invertiamo. A meno che il fatto che sia formato da due gemelli adesso mi richieda di abbandonare la luminite. Facciamo con meno roba. Partiamo dal piano e poi si fa il veloce. Così, 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 niente. Così, no, così. Allora, non sto procedendo con metodo. Mettiamo questo agli angoli e questo al centro. Non va bene. Facciamo al contrario. Mettiamo la redstone agli angoli. Ovviamente l'ho già fatto, va bene. Adesso togliamo quelli di mezzo. Non va. Se si fa così? No. Come posso trasformare questa cosa? Il nucleo deve stare al centro. Per forza, deve stare al centro. Ma ai lati ci sono i due gemelli. E se facessimo delle file? Cioè tipo una fila di rossi, una fila di gialli, un giallo rosso, si fa la Roma? Allora, proviamo prima a fare red only, anche se si era già fatto. E facciamo tutte le combinazioni red only, perché magari sono due gemelli, ma uno è già insito dentro la luminite. E se facessimo così? Oh. Avevo fatto l'uno, ma non l'altro, probabilmente. Vedi, prima stavo procedendo senza ordine e mi ero perso questa cosa. Stavo cercando di fare troppe cose sconnesse fra loro. Ok, e sei? Lampada redstone. L'ho buttata via, non la volevo più. Ok. Ma certo! Una costante energia io divoro! Perché funzioni così, brutta puttana? Senza redstone. Poverina. Senza redstone non va. Però con la leva va sempre. Per lo stesso motivo per il quale la porta non si chiude mai. Aspettiamo. Mi fa una sega intanto. Grazie Tonka al punta della sub. Sembrerebbe così.
Cioè, praticamente è come se le avessi messo un interruttore, non smette mai. Sì. Ok, mi sono spaventato, ho sentito un rumore strano e ho detto cazzo l'ho rotta. Grazie goccia del ride, benvenuti. Ciao Katana. Ah ok, sì, hai ragione, la metto qua, hai ragione. Il lume della ragione. Sì, sì, ci sta bene. Bella idea Katana, grazie. Eccolo. Il lume della ragione, Katana, certo. Bellissimo, bellissimo. Ottima idea. Ottima idea. Katana, tutto a posto. Perfetto. Fantastico. Andiamolo a vedere dal basso. Ah, guarda là, è anche storto, perfetto. A blocco di magma fa qualcosa. A parte bruciarmi casa. No. Se ne metto la leva. Oh, cosa? Il conduttore apre la porta. Come apri le porte di casa tua? Beh, è difficile. Apro le porte e faccio ah! E prendo il blocco di magma nelle gengive. Fantastico, fantastico. Stiamo facendo un sacco di cose incredibili. Vedi? Non lo fa. Ok. Fichissimo, fichissimo. Ma sentite, un raccogliega di patane si può fare. Quantomeno quelle mature. Definite granny. Quindi ho fatto anche la quest. Ero nella pagina di ieri. Ho fatto i bottoni. Devo fare delle pedane. Devo fare le porte di metallo. Ho fatto la quest delle polveri gemelle. Via dal cazzo. Via dal cazzo. Grazie Grabibbo. Via dal cazzo. E adesso si va a fare il nanno. Ok. Benissimo. Benissimo. Allora, qui si mette tutto quanto a posto. I libri non ci servono. La polvere di Paisel non ci serve. Le piume non ci servono. Lacrima di Ghast in realtà la conserviamo perché può essere utile. Qui ci sono dei semi di Barbagianni. Poi un po' di lana la mettiamo a posto. La polvere di luminite la lasciamo per il momento stare. Il blocco di redstone ce lo portiamo dietro. Il pollo cotto è buono, ci si porta dietro e mangiarlo. Il pietrisco è in realtà... Allora, diamo un'occhiata al primo compito. Ah, ma il primo compito forse ha proprio il blocco... È certo, perché io l'avevo trafugato, dovrei avercelo da qualche parte. Nel Nether, forse nella città. Guarda, come funziona sto fondolume? No, lui va a prescindere. Lui va a prescindere. Lui accende tutto a prescindere. Ma se non sbaglio, avevo trafugato una di quelle lampade o nel Nether o nella città ancestrale. E pensavo di usarla. Ma in veritas non serve, perché la possiamo fare adesso. Beh, allora ne farei un po' in ogni caso, senza sta a cercarla. Tanto anche se la trovo è una. Facciamone un po', ripiglio la polvere di Bagolvere.
Probabilmente c'è, non la vedo, ma sti cazzi. Facciamone un po', che così ci aiuteranno a fare vari sistemi di specchi e leve, oltre che, non lo volevo fare, oltre che ovviamente il nostro cazzo luminoso. Quindi, allora, se è detto fai così, poi fai colà, poi fai cosù, poi fai cosù, e prendiamo, ma in realtà questa non serve per l'altra, quindi facciamo così, ok, fantastico. E qui, ah, ma questo è il mambone. Un mambone. E allora, dillo prima. Si è fatto ben 6 lampadega. Non male. Non male, non male, non male, non male. Dobbiamo prendere un blocco di vetro. Ci avevano detto che non è conductive. Andremo a verificare sul campo. Non ne ho qui in cottura. Anche perché in realtà è da cuocere la sabbia. Poi il vetro, rimane. Credo di averlo usato tutto. Potrei averlo usato tutto per farci... Oh, pure i pistoni, mi porto dietro. No, eccolo qua. Ce l'ho invece il blocco di vetro. Per la scuola, ma no, ce l'ho. Ci portiamo quello, ci portiamo del sì, del pietrisco. Del pietrisco, per vedere se è conductive. Ci portiamo dell'andesite per vedere se è conductive. Oh mio Dio, cosa ho fatto? Dell'andesite per vedere se è conductive. E ci portiamo anche altresì la terra. E basta. Le torce ce le abbiamo, le redstoniche torce. Abbiamo la lampadina che si deve accendere. In realtà possiamo anche creare delle, delle strutture di terra sulle quali poi facciamo i disegni che sono... mostrati nell'autovalutazione di fine capitolo. Qui nella lista torce, bottoni, pedane. Pedane le abbiamo. Facciamo le anche le porte, aspetta. Le pedane le abbiamo di legno. Intanto metto a posto questa perla di Ender. Che poi non è perla, è perla. Non è perla di Enderman, quindi è proprio del luogo Ender. Cioè abbiamo una conferma in tal senso. Fatemi mettere, vabbè sì, è possibile non spargere leve dappertutto. Fatemi mettere a posto anche la mela. Che altro ho che non mi serve? In realtà questa polvere di luminite, le costolette me le mangio a colazione, sono molto buone. C'è un elmo d'oro che non serve a un catanazzo, quindi lo mettiamo a posto. I lapislazuli pure, il cuoio, idem con patane. Lapislazuli qua, poi polvere di luminite al momento qui, poi la metteremo un giorno in ordine, cioè mai. Il cuoio, abbiamo del cuoio da parte? No, non l'ho trovato per 3 secondi e non ho voglia di spiegare. La spada di diamante non enchantata la mettiamo a posto, fantasticus, e una spada ce la portiamo dietro, non si sa mai che si debba lottare con i fantasmi del nostro passato. Pedane de petra, si potranno fare pedane de petra, penso di sì, forse però col tagliapietre. Lastra di pietrisco. Allora, la pedana come cazzo si faceva col legno? La pedana come si faceva? Aspettate un attimo, che non me lo ricordo. Con gli assi sicuramente, ma ciò detto... Una botola, sì, questa è una porta, questa è una pedana, ok, doppio, ovviamente no, ma potrebbe essere necessario il cotturo. Abbiamo della pietra liscia, godo, e se la metto nel tritacazzi? L'asta di pietra liscia. Di che altri materiali li potevamo fare? Fatemi vedere. Non ho fatto la foto delle pedane? Che io sia maledetto, non ho fatto la foto delle pedane. Ho fatto la foto a tutto il resto, ma non alle pedane. Allora...
con la pietra liscia non va. Ora c'era un altro step delle pietre, non mi ricordo se però è a pietra. Ok, eccolo qua. Vediamo se con la pietra cambia qualcosa. Godo. Semplice. Fatte le pedane. Quindi era semplicemente con la pietra. Che la pietra liscia è lo step di cottura della pietra, che infatti era nella fornace. Ok, fantastico. Ce n'erano quattro. Vabbè, vado sul sito perché non me lo ricorderò mai a memoria. Non me lo ricorderò mai a memoria. Vado su. Non ci sono i circuiti nella versione mobile? Oh no. Non ricorderò a memoria. Legno. Pietra. Ferro era l'ultimo. Oro. Cazzo, la pedana d'oro sarebbe incredibile. È vero. Ma magari non ne facciamo tante. Facciamo tre di queste. E il ferro. Abbiamo anche le porte però. Eccole qua. Abbiamo anche materiale per due pedane. Fatte pedane, fatte la porta di metallo. È tempo. È tempo, signori. È tempo di circuitare. Non ho cotto le patane, vabbè, me le mangio pure. No, però sto male forse. Allora, eccoci arrivati alla scuola, un luogo di apprendimento. Un po' di luce, maestro. Non questa luce. Benissimo. Allora, noi in teoria possiamo fare una striscia da 15. Quindi contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Per brevità, grazie alla waffle del ride, faremo così. Ok? Facciamo un livello unico. Così, oppure meno schifo esteticamente. Ci crescerà presto l'erba goda. Aia. Siamo lì. E vado a dormire. Adesso. Riproduciamo, anzi, prima non riproduciamo un cazzo di niente. Facciamo una massima estensione. 1, 2, 3, 4, 5. O no? Ah, che mal di cazzo. Qui c'è la terra un po' bagherra e quindi non va. C'è il dislivello, quello che... Cazzo, ma non ho portato niente, né una vanga né un piccons. Facciamo un piccolo banco da lavoro, che tanto cazzo in una scuola ci deve essere. È il
banco dal lavoro del prof, eccolo qua, il banco dal lavoro del prof, E ci facciamo innanzitutto un vanghega, poi faremo anche un picco, anzi, perché sennò come si fa? Qui ora si fa un tuttino, un tuttino. Tanto fare questi esperimenti. Quanto cazzo? Ma quanto cazzo ha dislivellato sto punto? Ma come ti permetti? Perfetto, 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 ho sbagliato tutto. Perfetto, 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 perfezione più totale, ok. Abbiamo detto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Questa è la massima estensione. Ora mettiamoci un interruttore, una leva, si accende e qui ci mettiamo una lampadina, funziona, guardate, spento, acceso, spento, acceso. Credo che questo sia il segnale basso. Mi sembra più luminoso questo rispetto a questo. Se noi facessimo questa cosa qua, manterrei la purezza del segnale alto. Vediamo. Adesso metto un'altra leva. Potrei mettere anche un blocco di redstone che in teoria fa la stessa cosa. Infatti adesso è rosso acceso. E cosa mi cambia? La luce in questo caso non credo che mi faccia divergenza, ma magari c'è qualcosa che richiede un segnale alto per funzionare. Inoltre, facendo così, forse non è tanto questo, ma il fatto che il segnale basso mi fa capire che sta per finire la forza del segnale redstone, e quindi da qui io adesso riconto 15, giustamente, perché è ricominciato il loop, tra mille virgolette. Cioè, è ricominciato a contare da zero. Questo è il segnale alto 1 fino al segnale alto 15. Facciamo una prova. Può girare? Sì, fantastico. Funziona ancora la luce? Giusto. Se io lo spengo, funziona lo stesso, perché c'è lui. Ed è da lui che vanno contate le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E allora però fare questa cosa indietro a cosa mi è servita? Cosa mi sta aiutando a fare esattamente? Niente. Se il segnale non può essere potenziato, questa cosa non serve a nulla. Questa leva qui dietro ha smesso di avere un'utilità, perché io sto facendo confluire dell'energia redstone dentro un macchinario che in realtà è un blocco che fa la stessa cosa. Sto lanciando da qua un segnale, qui ne lancio un altro, rendendo inutile averlo lanciato da qui. Ok, ha senso. Allora, a questo punto distruggerei questa cosa per ora. Ok, perfetto. La rimettiamo qui.
Devo fare un pickles. Oh no, devo mangiare. Patta asciutta. Perfetto. E tra poco facciamo i compiti che ci hanno assegnato i signori Diego Balego, ma non prima di aver fatto alcuni esperimenti spontanei che mi verranno in mente adesso. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Funzionerà? Certo, perché il segnale è ancora forte. E in realtà può funzionare anche di qua. Ma non fino alla luce, secondo me. Sarà morto. E invece? E invece? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Allora, il massimo è 15 blocchi. Però in teoria 15 blocchi da una striscia di redstone attivata? In realtà ognuna di queste strisce di redstone può farmi altri 15 blocchi adesso? Guardate. Sembrerebbe di sì. Facciamo una prova. Ragazzi, badate bene. Probabilmente per voi che siete esperti questa cosa sarà una rottura di cazzo e vi starete chiedendo perché non ci arrivo subito alle cose, ma poi siete sempre gli stessi stronzi che dicono che non è più una blind run perché Ego Balego mi dice le cose. Quindi volete tutto e il contrario di tutto. Sostanzialmente siete incontentabili. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... No, ho finito la terra. Eccoci. Allora. 1. Vale 1 questo? Vabbè, vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Quindici. Grazie, Alexandre. Sedici. Ok, se la mia supposizione è giusta, una luce si accende adesso. Ah, 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 ah. Che sta finendo? Non funziona più. Quindi il segnale è rappresentato dallo sburricchio rosso. No sburricchio rosso, segnale alto, sburricchio rosso e rosso acceso. Segnale basso, sburricchio rosso ma rosso spento. No sburricchio uguale no luce. Qui funziona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non mi è chiaro. Perché dalla sorgente 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3. Li devo sempre contare dall'inizio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, luce. Certo, quindi non è tanto che qui stia propagando. Allora, se ho ragione... Devo andare a letto. Grazie Marusk.
Allora, se ho ragione, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Questo è il punto massimo di sburricchio possibile. Sburricchi ancora, ma qui non sburricchierà più. Aha! No sburricchio, ma qui si luce. Funziona. Ok, quindi è un massimo di 15 blocchi a partire dalla fonte, però in qualunque direzione. Questi sono solo i... In realtà puoi fare delle cose enormi, perché tutto questo è solamente da questa direzione, ma io posso anche sborrare di qua, o di qua, o addirittura di qua. Cosa vuol dire questo? Cos'è? Col tasto destro succede qualcosa alla redstone. Io posso fargli... Era uno dei compiti. Ok. Ok, ok. Però lo posso fare... No, a prescindere in realtà. No, non se lo trasformo. Questo non so cosa sia. Ma io posso fare così. Il motivo per cui non posso farlo da qui è perché mi manca uno spazio di un blocco, certo. Quindi, ripeschiamo le domande dei ragazzi. Alla domanda, è possibile farlo in verticale? La risposta è sì. Ecco qua, compito finito. Sì. È possibile sviluppare queste cose anche verticalmente. Per farlo esteticamente più pleasant, possiamo fare questo. What the fuck? In teoria... Ecco qua. Se volessimo far vedere la verticalità, eccola qua. Spento. Potrei fare un sistema di illuminazione per tutto villaggio, tipo accenderlo quando è notte e spegnerlo quando è giorno. Che carino, lo farò probabilmente. Ops. Sei io. Buonanotte ragazzi, però accendo le luci. Poi, buongiorno ragazzi. Ok. Ora, aggiungiamo il cazzo della discordia. Aggiungiamo il cazzo della discordia. Non passa. Non passa. Quindi, la risposta alla prima domanda è sì. La seconda domanda è... Se io metto qui un blocco conduttore... No, in realtà era questa la seconda domanda. Però con un conduttore, credo. No, in realtà la seconda domanda è fatta così, ora ve la faccio vedere. Io la interpreto così almeno. Mettiamoci un Pietriscus. Poi ci mettiamo un terra, poi ci mettiamo un luce, poi ci mettiamo un questo. Forse il Pietrisco non propaga un cazzo. Cioè pietra alla fin fine. Infatti.
la terra che fa il legno. Allora, grazie Mr. Vice delle sabbie in regalo. Allora, quindi praticamente non sta conducendo una minchia di niente. Per ora, forse posso provare il ferrega, ma non ce l'ho. Non credo proprio che la pietra liscia conduca. Infatti. Allora, fermi un attimo, voglio riprodurre il disegno che hanno fatto, però devo prima visualizzarlo io. Allora, loro mettono una torcia che fa così e mi torna. Però fanno questo, vi faccio vedere. Però immagino di doverlo fare con un blocco di redstone. Terra ce l'ho, che così la tiro via facilmente. Vabbè, anche il pietrisco c'ho, cioè il cazzo. In realtà andava bene questo che stavo facendo. No. Aiuto. La mia visione spaziale idiota non funziona. È così. Poi c'è un dislivello. Ok, ho capito. Però perché? Ah, ok, perché c'è il redstone. Aspettate che tolgo il redstone. Faccio così. Credo che la loro idea sia questa. Yes. Però col blocco di redstone funziona a prescindere, devo prendere un materiale che conduce. Quindi così non ho dimostrato niente. Così non ho dimostrato nulla. E quindi quello che devo fare è rimettere questo qua e cercare un materiale conduttivo. Non so cosa sia quello, credo sia il... però non ce l'ho un blocco di ferro. Credo sia l'esempio per un materiale conduttivo. In ogni caso questo spegne. Abbiamo comunque scoperto una cosa. Ovvero che se ci metti un blocco sopra non si accende. Non so se questa è comunque una delle domande. Ma in ogni caso abbiamo scoperto qualcosa. Se ci metti un blocco sopra, ovviamente se ci metto questo funziona lo stesso, ma perché diventa lui il propagatore di energia. Va bene. Allora, l'altra cosa che fanno loro è adesso far passare la redstone sopra un oggetto. Sopra un blocco. Ok. I'll try. No, però sopra un blocco lo stiamo già facendo in realtà. E deve essere sospeso, ok, ho capito. Deve essere sospeso. Ah, e tra l'altro, ragazzi, c'è anche la stessa domanda, ma con il vetro. È la numero 3. Aspettate che la faccio subito. Ma col vetro va! Quindi nessun altro... A cosa serve? Per estetica. Cioè, non mi crea nessun tipo di vantaggio questa roba. Probabilmente la numero 2 era quella che ho fatto prima, in verità, e la numero 3 è questa. E però non mi porta a niente. Cioè, ok, ho fatto un blocco di vetro. E quindi? Aspetta, però lui propaga? Non credo, vediamo. Ho ancora una luce? No. Non so, non ci vedo un'utilità al di fuori dell'estetica.
Vedremo. Ora devo capire come visualizzare quest'altro coso che mi hanno fatto, perché sono stupido. Però vogliono un blocco sospeso, però tipo di grandezza diversa. Vogliono tipo la lastra. Vado a letto. Perché non è grande un quadratino, è più piccolo. Secondo me vogliono la lastra. Vediamo. Non l'ho fatta, ma la posso fare. Ok, mi ha preso un infarto. Che era? Piccolo infarto. Vabbè. Allora, secondo me voglio una lastra. Facciamola al volo. Il legno ce l'ho. Non è così, è così. Vai. Ok. Adesso io ti metto il lastro. Bravo io. Non era una lastra questa. Il lastro. Ok. Adesso. Ah, è diventato un tutt'uno? Io voglio rompere solo il... Ok, va bene. Nessun problema. Però non in questa direzione, grazie. Perché qui non lo può fare? Ah, perché c'è. Ok. Perché c'era il lastra. Ok. Madonna, ragazzi. Cioè, io sto usando il 900% del mio cervello. Ok. La richiesta è questa. O no? Non work. Aspetta, però va in verticale. La vedo andare proprio sopra, quindi aspetta, ne metto una sola. E non sembrerebbe fa un cazzo. Allora, non so se sto sbagliando qualcosa, perché in realtà ci arriva. Guardate, qui sborra. È qui che non sborra più. Quindi, in teoria, questo significa che se io faccio così, continua. Forse è un problema di altezza. Ah, giusto, non posso sovrapporre con la redstone. Infatti. Se io metto qui una luce, si accende. Infatti. Quindi è come se in qualche modo non fosse in grado di cadere di nuovo il segnale, non mi chiedete perché. Credo sia questo quello che volevano farmi realizzare, cioè che il segnale sale, però poi non torna a terra. Non credo di aver sbagliato niente, no? No, è fino... fino all'ultimo. Ok, e l'altro che mi hanno chiesto di fare è molto vicino a quello che sto già facendo, è così. E non va lo stesso. Credo che sia giusto.
e non va lo stesso. Però che cazzo cambia, scusa, cioè perché doveva essere diverso? Immagino mi stessero dicendo questo. Perché è proprio uguale, è una... è della stessa grandezza della lastra, ma ha un pezzettino in più sotto. Quindi direi che anche qui la risposta è no. Simple as that. Ok. Quindi in teoria tutte le cose di questa autovalutazione di fine capitolo sono state fatte. L'energia va in verticale? Sì. L'energia va in verticale se c'è un blocco qualsiasi di mezzo? No, ma se c'è il vetro, sì. No, ne manca uno. Ne manca uno, scusate. Ne manca uno. Manca il 4. Manca il 4. L'energia sale e scende con una lastra? La risposta è no. Sale e basta. La regia... sì, la regia. Il segnale redstone. Sale e scende se c'è la L di Luigi? No! Non ho capito. Vediamo il quarto. Oddio. Quarto è... quarto è... quarto è... something. Ok. Ok, il quarto. Ho bisogno del 100% del mio cervello qui. Che è tipo il 3% di una persona. Ok, allora, no, non serviva, ok, ok, sarà questo il nostro banco da cazzoro. Loro vogliono il soprelevo, Nedo il soprelevato. Però non devi toccare a terra Nedo il soprelevato, quindi ci lavoriamo a partire da qui. E qui ci deve essere, lo facciamo proprio uguale, il Torcega, che poi fa un po' di strada, quindi fa così, ok? Eccolo, eccolo il Torcega che va. Però poi deve cadere su una lastra. È così. Poi deve andare giù. E poi deve fare la luce, ma non va. Non sembra andare. Da qui. Va di là. Allora, il primo è sopraelevato e non tocca terra. Poi. Eh no, vabbè, qui non si può mettere. Il primo è sopraelevato e non tocca terra. Poi c'è una lastra nella parte bassa del cubo sopraelevato. E poi va giù. Perché poi c'è... No, allora, in realtà, a essere precisi, è alla stessa altezza questo. Ok, ok, so come fare. So come fare. È così, mi sa. So.
Non funziona però. Non funziona. Però credo sia così perché è alla stessa altezza della fine del soprelevo. Poi c'è un mezzo blocco di altezza tra la lastra e il terra. E poi scende dalle stelle ore del cielo. Però la risposta credo sia comunque no. Madonna ragazzi, sto impazzendo. Sto impazzendo. Cioè è tutto contro me stesso. Allora, cosa è cambiato rispetto a prima? La differenza è che quello che stiamo scoprendo è che solo dai mezzi blocchi non riesce a scendere, ma la corrente è in grado di scendere autonomamente in altri blocchi. Prova del Bove. Vai. Codesta è la luce sotterranea dei cazzi. Vediamo. Non ho più luci? No, devo andare a letto, ragazzi. Vediamo. Buongiorno. Allora. Dicevo. Prendo Mario. Lo metto qua. Vabbè, così grazie al cazzo. Tocca. Ma così. No, aspetta. Point being che lo dobbiamo mettere qua, secondo me. Qua fare il discendo. Troppo poco discendo? No, troppo tanto discendo. No, invece no. Perché non va qua? Perché di un blocco intero non va. Va solo di mezzo? Secondo me va solo di mezzo. Cioè, il punto è che la corrente arriva fino a questo qua. Se noi facciamo così, vediamo. E vai a cacare. Così però va. E quindi in realtà non è vero che va di uno e mezzo. Semplicemente va di uno, ma in quanto questo occupa mezzo blocco e confina con la fine dell'uno, continua lo stesso. Ok. Quindi, confermato. E può risalire. Potrebbe risalire? In teoria sì. Potrebbe anche risalire adesso. Infatti. Bello, non... Però lì... Nascondi i cavi, oh sì! Nascondi i cavi delle luci! E fai la centrale elettrica sottoterra, così le luci sono belle e non si vede tutta la sborra rossa! Cioè, facciamo le luci a villaggio sottoterra, c'è il cavame elettrico sotterraneo! Perché tu che cosa fai poi? Il vetro! Il vetro! Ecco a che serve il vetro! Serve a questo! Serve a... Che schifo, però viene tutto sto coso di vetro enorme, però... Però il vetro fa questo, cioè copre almeno i cavi! Però te fai il vetro e poi sopra il vetro ci puoi mettere l'altra roba? Cioè te puoi fare un villaggio dei fanpanino che è terra... Redstone, vetro, e sopra il vetro ci metti altre cose. Ce lo può fa? Allora aspetta, e ora ci provo. Ok? Facciamo così. C'è questo panino enorme di cazzo, in modo tale da nascondere i cavi. Adesso lo... Madonna, se lo facciamo... Madonna, sono tutto inscimmiato questo cazzo di coso di circuito. Allora, vediamo, Allora... L'idea, il compito a casa, nascondere il cavo pazzo. Svolgimento.
Svolgimento. Però c'ho troppo poco vetro. Vado a fa i vetri. Arrivo. Arrivo. Ma chi è? Era forse la Ricky che si sciacquava le palle, mi sa. Andiamo a fa il vetro. Che tempo fa? Praticamente panino, cavi vetro, terra. Praticamente sto villaggio è nel cielo, ma almeno i cavi non si vedono. Mi serve della sabbia. Dov'è la sabbia? Dammi. Sabbia. Sabbia. Che non ce l'ho. Sabbia. E cabons? Le cabons? Le cabon. Ma vai. Ma qui nessuno ha fatto sesso? No, a quanto pare non avevano voglia di fare sesso. Vabbè, ci sta. È diventato full verde ormai. Ma fullissimo proprio. E non vuole saperne di golemmare. Cazzo divertente sto gioco, Dio Madonna. Godo. Ancora troppo poco. Ci ho ripensato. Che cosa significa questo Catan? Sì, cosa? Facciamo anche questo, va? Sei ci bastano, ma facciamo questo. E con questo abbiamo finito tutto. Il primo compito di una serie, quindi ne abbiamo tanti, eh. Cazzo sono le leve.
Mica l'ho droppate tutte a terra. Vabbè, ci stanno le torce. Arriva questo perché gli manca un blocco di altezza. Devo fare un cazzo più distante. Mi ha appena detto grazie per questa splendida lampada. La pietra? Però non c'entra la pietra, mi sa. Sono ancora abbastanza esperto da fare un cazzo. Perché si imbanana sto coso adesso? Se lo metto di qua, scusa. Godo per qualche motivo. Scusa. Te lo sposto poco più in là, questo. Va bene, prendi pure, basta che non tocchi gli strumenti con cui lavoro. No, no, guarda. Guarda, fidati. Cioè, lo voglio mettere solo, fai conto, qui, va bene? Ok? Però poi non sale. Perché non sale? A letto presto. Non ho potuto prendere l'annex. Allora. Devo riuscire a fare un cazzo. Allora, in teoria, se io metto una luce qua, adesso va. Però sale di un blocco solo? Allora, ce l'ho una luce ancora, sì. In teoria fa così. A parte va perché? Probabilmente per questo. Non salire sulle palle. Allora, prima saliva e scendeva solo di un blocco. Fatemi fare una prova. In teoria se fa così, dovrebbe salire infatti. Però poi non sale, cioè, può salire solo a scalino. Non può salire dritto verticalmente. Io ti inculo. So io come fatti salire verticalmente. Ecco a te un bel cazzo rosso. Guarda che hai appena vinto. Esatto. È un cazzo rosso tutto per te. Guarda. Papà. Acceso.
Mi permetto, per coerenza. E a questo punto, sai, ti dico che per quello che ho imparato non servono neanche le torce. Guarda. Guarda un po' che ho imparato. Guarda. Guarda lì. Ti illuminerà la giornata. Arrivederci, collega. Non ti azzardare a diventare un non morto, eh? Tranquillo, tranquillo. Però poi vorrei fare anche un cazzo che si accende e si spegne, ma in questo momento mi viene in mente solo un cazzo che serpeggia tipo a cazzo di cane. Allora, bene. Prossimo esame. Ok. Serve però un redstoniano blocco, che in questo momento devo andare a fare per i prossimi esperimenti, perché ovviamente, ma no, quello c'è veramente. Vai. Allora, la domanda iniziale è: ma in acqua funziona sta roba? Ma le leve me le sono ficcate nel culo, ma do so? Se non me le ho messe per sbaglio a posto. Ah no, eccole qua. Però la domanda era se la torcia funzionasse in acqua. Andiamo a vedere. No. La risposta è purtroppo no. E guarda questo coglione di un ricercatore Archimede, guarda un po'. Invece funziona in acqua. No, non funziona invece. Ma perché ci ho messo un'altra porta, forse? No, non c'è. Archimede aveva ragione, sono io il coglione. Tra l'altro apre anche la porta, la torcia. E che è lì accanto, quindi la apre. Guardate. Oh. Ok, e niente, sono io il male. Ok. Cosa vendi tu? Buon uomo, polvere da sparo, speleotema appuntito, anguria, alga, blocco di corallo a cervello e tulipano di rosa. Non ci interessa niente. Allora, quindi la prima domanda è no, non funziona in acqua. La seconda cosa è: data una torcia, che propaga... Ah no, ok, aspettate, no, è sbagliato. Che propaga redstonianamente, che incontra un blocco qualsiasi, credo, che al mercato My Father Bogut, la risposta è che si spegne. E invece si accende se... Cioè allora, se non gli metto niente la torcia accesa, il che significa, immagino che possa propagare da qui altra energia redstoniana? No. La propaga da di qua. Da oltre se stessa.
Non in tutte le direzioni, quindi. No, sì, in realtà in tutte le direzioni e anche qui, allora. Fuck, aspetta. No, dietro sì, no. Dietro sì, no. Adesso sta propagando davanti e nelle due direzioni, dietro no. Dietro non sta facendo niente. Aspetta, sburrava qui. Stava sburrando e ora non sburra più. No, non sburra dietro. Che cazzo ho fatto? Che cazzo? Che cos'è? Credo di aver appena messo una cappella nella mia cappella. Credo che il senso sia questo. Ci ho fatto un cortocircuito perché ho fatto confluire l'energia dentro il luogo dal cui, cioè da cui proviene, e quindi ho fatto un casino. Però ovviamente non funziona. Se faccio così uguale, perché il problema credo sia che tutto torna da dove è partito, certo. Dicevamo, all'indietro non ci va. O meglio, ci va, ma così, così può andare anche all'indietro. Va bene. La domanda credo fosse, in questo caso, se si, il punto è quello, mi sa. Si spegne per evitare quello che sta succedendo. Non arriva. La risposta è non ci arriva. Non si accende. Va bene. Poi, stessa cosa, ma redstonicamente. Non funziona lo stesso. Controllo, ci metto anche quello in alto per sicurezza, ma non funziona lo stesso. Il concetto credo sia il medesimo. Non funziona. E l'ultima è con una leva manleva. Funziona solo se è spento. E così è acceso. Quindi quello che mi vogliono dire è che in nessuna delle domande funziona la torcia, perché appena la torcia entra in contatto con un'altra scarica di energia redstone, si spenge. C'è un modo per il quale l'autocazzo in culo può servire? Devo quasi andare a letto. Madonna, raga, ma questa roba è allucinante, cioè è troppo divertente. Si è appena sbloccato Minecraft 2 per me. Cioè, se io fo così, in teoria sfoga l'energia, quindi non dovrebbe dare problemi. Eh no, ma infatti non ci arriva neanche. No, non devi fare questo. Eh no, non ci arriva neanche. Per arrivare devi fare questo. Andiamo a letto. Non so perché mi prendo questo piccolo infarto ogni volta. Allora, l'autoinculeggio serve a qualcosa? No, secondo me no. Anche perché qui non posso mettere niente. E la luce forse si accende per un attimo, facendo l'inculo. Sì. Si accende per un attimo. Per un attimo passa la corrente. Però poi va tutto a puttane. Perché l'energia ritorna dove non dovrebbe essere. E questa cosa funziona anche con la levona? No, no. Con la leva questo non si genera, questo problema.
Guardate. Sta confluendo 77 volte questa energia dentro di lui e non succede niente. D'accordo. Ovviamente se metto una torcia qui è diverso perché non l'ho messa qua. Il concetto è che se io mettessi una torcia, ora questo perde tutta l'energia del mondo, però lui la tiene perché ha una torcia, se io facessi, in realtà però non è un blocco qualunque. Vediamo se si spegne. Sì, invece si spegne lo stesso. Si spegne lo stesso. La cosa bella è che così rimane sempre accesa, perché o è accesa la luce perché prende questa energia, o se tolgo questa è accesa perché prende la torcia che si accende. Serve a qualcosa? No, però è divertente. Perché è ancora accesa? Perché sta toccando questo. Era energizzata dal mondo sta cazzo di luce. Allora, vediamo. Ok, ecco. Ah no, in realtà quindi no. La torcia da sola non è come l'interruttore. Non dà luce a sto coso. Era l'interruttore che gliela dava. Era questo il triccheroni. Era così. Era questo il punto. Rimane sempre accesa perché o prende questo o prende questo. Ok, fantastico. Allora, prossimo compito. Siamo già alla pagina 3, eh? Il pulsante. Non abbiamo fatto poi quella cosa del vetro. Aspettate un attimo, a sto punto la voglio fa. Funziona con la pioggia. Non lo voglio sapere. In teoria, se io adesso metto una luce, però la dovrei mettere sopra. Aspetta, voglio capire se posso nascondere il cavo. Però non serve a niente, se ho messo la redstone non ho fatto nulla. La redstone per forza poi mi fa funzionare la luce. Posso io nascondere il cavo? Posso fare il panino? Adesso il cavo non si vede più chiaramente. Però non è che in città per non far vedere i cavi posso fare sta merda. E il problema è che non posso poi sopraelevare la luce. Oddio, tecnicamente sì. Tecnicamente posso facendo la scalino. Cioè, facciamo finta che questo sia il terreno, no? Questo è il terreno della mia città, ok? Facciamo finta. Ok, quindi la luce deve essere... La luce deve essere a questa altezza. Ce l'ho una luce? Sì, godo. Diciamo che la luce deve essere... Forse troppo poco distante. Ok. Allora, io adesso devo risalire. Pertanto forse non dovevo farlo col pietrisco ma con la terra questa cosa. Still un cazzo. Facciamolo per bene. Facciamolo con la terra. Mi confondo. Vediamo se riesco a capire la logica del risalgo. Ok? Allora, adesso io spammo terra dappertutto, va bene? Coprendo il cavo. Dopodiché dobbiamo arrivare a mettere una luce a altezza terra. Vogliamo metterla, va bene? Per ora.
Sì, sì, un attimo solo. Allora adesso io fo così. Zittati un attimo. Zitti un secondo. Adesso non funzionerà perché qui ci va messo il vetro. In teoria così funziona però. Però still ti richiede. Un vetro. Cioè quello che tu vedresti. Vedresti in tombino. Al prezzo di un singolo tombino. Aiuto. Al prezzo di un si- però aspetta, così non si copre. Ho rotto tutto. Ma io posso fare così, direttamente? Ok, sì, godo. E in teoria qua, di tutta la cablatura, che parte lì, io vedo solo un tombino. Posso fare altro? Posso fare qualcosa di più, ancora più intelligente? Allora, sappiamo che con questo sale. Funziona lo stesso. Ma posso coprire? Che adesso sta salendo lo stesso. Salire è salito lo stesso. Il risultato c'è. Però adesso devo coprire. Non vogliamo che si veda il cavo. Era questo il senso dell'esperimento. Vedi. È uguale. È uguale. Sempre il vetro serve. Sempre il vetro serve. Se io volessi creare una rete sotterranea elettrica, potrei farlo solamente con un po' di vetro. A meno che io non faccia questo, però. No, non posso farlo. Non si attacca alla luce. Non va di qua. No. Vetro is the only way. Ti levi dai coglioni, sto facendo l'elettricista. Grazie. Cioè, senza luce lo posso fare probabilmente. No. Ah no, aspetta. Non lo posso fare perché c'è questo. Però allora come fo? La luce deve arrivare. E arrivare deve passare anche sto cazzo di coso. Se io metto così non può più passare questa. Quindi non è fattibile. Devo andare a letto. A parte devo andare a letto anche io, cioè sono cotto. Puntata mi ha sfiancato. Ma devo capire se c'è un modo. Devo capire se c'è un modo. Allora, diciamo che aspetta. Se io fo così.
Invece di fare come nel disegno, fa così. Se va di uno va anche di mezzo. No. Per qualche motivo non si propaga. Me lo facciano vedere apposta perché così non va. Così non va avanti. Ti levi dal cazzo, ti levi, madonna, mi fai giocare. No, non funziona, il disegno non lo faceva. Errando. Perché non si propaga da terra, ma solamente salendo. Salendo va. Che non si sta accendendo, scusa. Ah, ok. No, allora secondo me, ragazzi, non è possibile. Senza il vetro. Non mi viene in mente come si possa fare. Non quantomeno con gli strumenti che sto usando ora. Perché vedrai, se tu vuoi fare una roba sotterranea, ah, grazie al cazzo, facciamo così, eh? E si è fatto, no? Si mette una luce. Ecco. Si è fatta la nostra luce sotterranea e non si vede, ok? Però a me piacerebbe poter fare una roba con la redstone sottoterra. E non mi viene in mente come si possa fare. Secondo me non si può nascondere. Cioè, questo è l'unico, ma fa schifo. Ci sono i vetri qua. C'è il vetro qui. Sono due tombini. A parte l'ho messo a cazzo di cane, vabbè. No. Non saprei come fare, ragazzi. Mi dispiace. Se si può fare, non l'ho capito. Che a me viene in mente solo così. Vabbè, questa poteva anche non esserci, eh. Aspetta, però la posso coprire. No? No, no, perché cazzo dico. Se c'è, cioè, la redstone devo far finta che occupi tutto il blocco. Non mi viene da pensarci, ma la redstone occupa tutto quanto il blocco. Aspetta, scusami. Basta. Basta. Non c'è bisogno di fare saltino. Niente saltino pinguino. E risolti il problema. Niente saltino pinguino. Completamente nascostissimo. Completamente nascostissimo, invisibilia. Abbiamo fatto. Brutto me la fame, ma si è fatto. E guarda quanti ne può mettere. E guarda quanti ne... te fa vedere io quanti ne può mettere. Certo ne può mettere tanti. Ovvio tu ne può mettere tanti. Perché io, se fa così, secondo me funziona. Dai a vedere. Non funziona. Perché non funziona? Perché manca il redstonico. È ovvio, Francesco, però, eh? Dai. Eccolo qua! Vada là! No!
Deve essere più alto per nasconderlo. Deve essere più alto. Deve essere più alto. Deve essere più alto. Ce l'ho qui. E a quel punto te che fai? Tu lo nascondi. Vada là. Che L luminosa che ho fatto. Tanta roba. Devo dire, tanta roba. Ma allora questo a che serve? Niente. Cioè, perché ho messo questi due cosi sopra? Non servono un cazzo. E che cazzo servono? Boh. Fatto. Non servono, non servono un cazzo. Però se vuoi fare il pavimento carino, tu fa in quel modo. Ecco qua. Ecco qua. Cioè, se questa tecnicamente fosse... Se questo fosse il livello della terra, ok? In una città immaginaria, ci sono le luci incastonate in terra, che ci sta, carino. Penso facciano comunque luce. E però non si vede nulla della rete sotterranea, vetrosa, redstoniana, d'energia. Guarda, adesso noi creiamo questa tomba. Ecco qua. Invisibile. 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 Non si vede. Non si vede. Non si vede, signori. Non si vede niente. Completamente. Completamente oscurato. Non si vede niente. Incomprensibile come faccia avere energia questa. Quando la gente arriva fa: ma come cazzo fa? Cioè, ma come cazzo fa a avere la luce? Ma è nella terra. Saidonia, ma è nella terra. Ma come ha fatto? E te? Ti posso mica spiegare tutti i trucchi. Ma dai, ma dimmelo. No, sapè. Tu lo sai, ti voglio bene, però col sangue ci ho buttato, e se te lo dio poi lo fai te e lo fai come me e tu mi fai concorrenza e quindi goditi questa luce. C'è un trucco, certamente, ma non te lo posso dire. Allora, bene, bene, benissimo, benissimo. Sono ancora circa 20 minuti di live. Diamo loro giustizia. Il bersaglio. Allora, creiamo... No, col piccone, Saidonia! Creiamo... Il sacro pulsante. Pensavate, eh? Pensavate, pensavate, screanzati. Però. Cazzo rosso. Pensavate che io... Oddio. Pensavate che io dicessi qualcosa tipo pillola rossa, come la redstone. Invece ho detto pulsante. Ok, preso tutto. Pupi. Allora, noi mettiamo... Ok, ho capito. In luce qua. Poi ci mettiamo un pulsante. Ecco il pulsante. E vediamo se si accende. E la risposta è yeah! Per sempre. Finché la tolgo. Raga, suonata la campanella? Prego, Giulio, Antonio, Roberta, tra di tutti? Torno dopo.
noi stiamo scoprendo il 3000. Che è successo? Mi è laggato tutto. Grazie ai Piccorens della sub. Devo andare a letto. Mentre quello di Petra funziona. L'ho fatto quello di Petra? Eloe. Eloe? Non l'ho fatto mica. Che screanzo. Ma forse l'ho fatto. No, non l'ho fatto. No, ho fatto le pedane. Eccolo qua il pulso. Ma lo potevo fare dall'inventario? Era uno. Vabbè. E oh, mica si può essere intelligenti per tutto stasera. Questo significa che è più sicuro un pulsante di Petra. Anche che non si preme. Ok. Dura pochissimo. A me dura meno di quello di legno. Eh sì. Però nessuno te lo può pigià. Questo non si pisce. Ok. Tra l'altro l'hitbox è grandissima. Ora qui l'ho mancato, ma l'hitbox è tutto quanto il quadratino. E invece no. Però prima aveva una hitbox strana sto cazzo. Vedete? Cioè molto permissivo. Molto permissivo. Bene. Cazzo, sono quasi... Beh! Raga, il lampione l'ho fatto, è questo. Il lampione l'ho fatto, O questo... O quello. Ma il lampione l'ho fatto. Il lampione l'ho fatto. Scusate un secondo. Se volessi posizionarlo dritto, non si può. Cioè si può far ribaltello e sta così. Si può fatto. Ah, saltando. Okay. Cosa non c'entra niente, mi sono distratto, scusate. Questa distruzione durerà tanto. Allora non si fa così, si fa furbi. Ok. Ah, però ci arrivo. In realtà ci arrivo senza frecce. Fa un ascensore. Non mi spara così forte però. Forse con un interruttore fa di più. No. Però così poi non torna giù.
Non posso fare un ascensore. Perché se anche mettessi i pistoni... tra l'altro... cioè non posso fare un pistone che aziona altri pistoni. In realtà sì. Se il pistone preme il tasto sotto l'altro pistone... fa sollevare anche l'altro pistone. Aspetta, allora tecnicamente io faccio così. No, però l'elevazione massima pistonica è 2, vero? No, è 1. Quindi io adesso metto, no, come si fa a mettere? Io sbeleppo. Roberto. Ma perché non pistoni per bene? Vabbè, farò come hanno fatto gli antichi, che mettevano selli nel culo. Non è vero. Allora, adesso ce la fa, eh? Ok, fatto. Posto, risolto. Ok, adesso io metto un piccolo bottoncino. Ma come? Ma è stato... ma è fallo! Ma è fallo! Lo sta toccando! Lo sta toccando! E non è vero! Guarda! Ma che cazzo fa? Ah. E te lo metto qua il bottone, non c'è problema. Bisognerebbe prima capire come si fa un pistone. Vorrei riprodurre molti pistoni. Oddio, si era staccato a un certo punto? Avete visto? E questo com'è accaduto? S'appiccica. Vabbè, ma certo, pistone appiccicoso. Se ne creassi uno non appiccicoso. Ah, però appiccica solo se non è eretto. Però mosso indipendenti, non serve un cazzo sta cosa. Cioè non posso fare le pistonazioni supreme. Questo è un gran cazzo in culo però. Cioè io voglio creare un pistone che pistona un altro pistone. Però come fa a premere un bottone? Forse una pedana? Si stanno toccando, ma perché me la espelli? Aspetta.
Aspetta, mi fa ridere questa cosa. Aspetta. In teoria, se io faccio così... dovrebbe funzionare a sto giro. Prendo un altro po' di terra. Però sto distruggendo tutta la mia scuola, cazzo. Vabbè, la prendo da qui, dal... tanto l'abbiamo fatto. Ok, mo metto una torcia. Redstones. The redstones. Questo funziona chiaramente. Ah, però poi lui non si... è giustamente perché è una cosa fissa. È brutto allora, non mi piace. Che poi non torna più indietro. Non torna più indietro. Noi vogliamo che torni indietro. Che crei praticamente un effetto domino pistonico. Ci deve fare tu ta 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 ta. E poi però deve fare anche ta ta. Deve tornare indietro. Grazie Gabriel. Grazie Latius. Grazie a tutti. Mancano 20 sub alle 800 tra l'altro. Madonna ragazzi, che live bella questa. Quanto cazzo mi sono divertito, voi non avete idea. Se metto il bottoncio qui, ovviamente va. Però cosa preme? Il peso no, per quella pedana. È la pedana in realtà che va col peso, mi sto confondendo. Cioè, voglio premere un bottone col peso, ma... però se un pistone mi pistona la pedana... e se io facessi in modo che... cioè devo fare praticamente un trick shot. Attivo questo coso che lancia qualcosa che finisce su questa pedana, che colpisce il pistone che lancia qualcosa che finisce su un'altra pedana che lancia un altro pistone. Cosa posso lanciare? Io posso lanciare degli oggetti con gli interruttori? Sì, con un pistone, ma un pistone può lanciare qualcosa? Fa un trick shot assurdo in teoria. Cioè se io faccio così, no, prendo il pistone. Non così, bastardo. Ecco. Ecco, se questa cosa riuscisse a lanciare un oggetto, no? In realtà basterebbe non con una leva ma con un'altra pedana. E pip. Poi deve saltare qui, pum, cadere. Serve qualcosa però. Un blocco di terra. Se io ti droppo qua, no? Non hanno peso gli oggetti. Gli oggetti droppati. Non posso. Però posso creare un sistema che mi auto colpisce appena faccio così. No. Perché non c'è la terra? No, perché non c'è abbastanza peso e l'ho fatta di pietra. Non la posso tirare in faccia? Forse perché non posso tirarmela in faccia? Allora, facciamo subito un tentativo. Bassa. Vabbè, allora faccio così, faccio prima. La distrugge. Allora facciamo un'altra cosa, ok? Capire se mi posso fare del male.
Allora, così, 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 e ovviamente non ci arriva perché non c'è, ci manca Franco. Però se faccio questo, Franco c'è pienamente. Perfetto. Posso farmi male? Sì. Posso fare un applauso? Scusate se bafferò, sto veramente pensando un sacco. Ora che ti voglio mettere storto, Dio sbippop. Eccolo. Sesso! Se mi metto in mezzo muoio? No, ho finito tutto. Devo buttare via chiaramente questo pollo mangiandomelo magari. Che è successo? Ah no, aspetta. Che ora non va più. Ah, perché ho messo questo per sbaglio. Ok. E mi fa male se sto qui? Oddio. Come sono messo? In tipose per terra. Posso ancora scavare? Guarda. No. No. Ok. Aspetta. Voglio vedere cosa esattamente accade quando questa cosa succede. Ok. Però come fa a ammirarlo? Ammirante Max. Eccolo. Va bene. Va bene. Complichiamo le cose. Scusate, questa live non finirà mai più, scherzavo. Va bene. Morirò adesso. Partono! Non partono! Ma perché non partono? Adesso mi ammazzo davvero. Colpa loro, vero? Se no partono. Certo. Pensavo di aver fottuto il sistema. Ok, l'ho quasi fottuto. Aspetta, aspetta. No, sono vivo. Dio, questa è la visuale adesso. Okay.
Avevo quasi fottuto il sistema. Ok, va bene. Credo che gli esperimenti di oggi siano sufficienti. Ci abbiamo fatto veramente tanto. Allora, mi fuma il cervello, raga. Quindi, coi pistoni non ci posso fare ancora un cazzo. Credo. Perché quello che mi piaceva pensare di poter fare, cioè un ascensore, non è fattibile. Tu in teoria, se puoi attivare dall'ultimo pistone in alto l'ascensore e tutti gli altri pistoni da sotto vanno, fanno pum 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 pum, vanno tutti più su, quindi hai creato un ascensore. Però non si premono a vicenda. Sono 45, raga. Domani devo svegliarmi presto per il video. Devo andare a dormire. Madonna, si è fatto 3 ore e 10 di live. Tra l'altro l'intro stavolta è durata meno, a tipo 50 minuti abbiamo cominciato a giocare, quindi questo significa che... Si rimango in mezzo? Dicevo, questo significa che abbiamo fatto tipo 2 ore e mezzo. Tantissimo. Due ore e mezzo di sta roba. No, dove cazzo sono? Minecraft è bellissimo. Prossima volta dovremo creare un lampione, in teoria, perché quello non so se vale come lampione, ma me lo direte in intro la prossima volta. E... Dove è il ferro? Non con questo piccone. Prima di chiudere. Dicevo... Voglio proprio andare a letto oggi. Ciao ferro. Cosa cazzo stavo dicendo? Stavo dicendo che nell'intro mi direte se il lampione va bene o no. Che c'è qui? Ah, ma l'ho picconato col cazzo. Col tocco di cazzo. E mangerò dei semi di grano. E niente, volevo chiudere però un attimo. Certamente se non avevo spazio prima non ce l'ho neanche ora, via sto blocco ferro. Potevo piazzare. Piazzerò. Vai, messo. Oddio, ma c'è roba lì. Tocca vedere un attimo.
spazio, ha voglia, non c'ho spazio, non c'ho spazio. C'avevo spazio prima, non c'ho spazio ora. Ah, ma cazzo, porca troia. Ho lasciato quella roba lì. Oddio, 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 oddio. Guarda che l'ho vista. Via. Meno male che luccicava con l'enchant di merda. Ehi, piccolo. Non ho la mia arma però contro di te. Lascerò perdere. Ragazzi, ma questo è un posto magico comunque. Pieno di ferro. Pieno di quelle strutture di legno. Da tornarci. Questa è la famosa grotta dalla quale tutti gli abitanti di villaggio iniziano a scavare per la prima volta nella vita. Una grotta che si dice cambi forma ogni volta che la visiti. La grotta andata, perché è quella da cui cominci. Non capisco un cazzo. Grazie al mandino Chan, ma Ricky, che cazzo stai facendo? Vieni dentro, dai! Muoviti, Ricky! Ho capito che ti sta quando le palle, però, cioè, ma fallo per bene... Ma non ti basta mai oggi! E prima non c'hai la vasca, e poi adesso lo vuoi fare nel mare! Ti pare normale? No, un cazzo, vai dentro. Dentro, 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 Ricky. Ricky, dobbiamo litigare oggi? Dobbiamo litigare? Vabbè. Fammi ti pare, Ricky. Ragazzi, la katana e Ruben ci sono e va bene, ma Italo e gli altri? Mancano 4-21, Italo. In realtà basta perché Ricky c'è. Ok, 4-21 c'è. E Italo? Scusate. Oh no. No, no, Italo. Tu mi servi però. Vabbè, in realtà... è al sicuro qui. Ciao Italo.
Ricky, dove cazzo è? Ricky, ma che cazzo stai facendo? Vuoi tornare a casa? Sono le tre. Andiamo, via! Dai! Ricky, Ricky, dai! Ricky. Torniamo per favore, Ricky. È tardi! Vabbè. Non ti faccio vedere io. È tutto ok? Sei pensieroso. Ti seguo. Vorresti viaggiare anche tu? Ma è il mio compito quello, è pericoloso per te. Sì. Tu devi stare qui con la famiglia. Vai, Ricky, andiamo. Ricky, è tardi. Ricky, mi stai cominciando a spaventare. Andiamo. È tardi, perché sei ancora qui? Ricky, è tardi. Arrivano i mostri adesso. Sali. Spiegami che cazzo ti ha preso, Ricky. Vai a letto. Vi libero in 3, 2, 1. Eccoci qua. Che diretta. Metti ste porte di... Madonna, la prima cosa che faccio la prossima volta, poi capiamo come automatizzare l'apertura e poi non lo facciamo. Perché qui Ricky ha rischiato la vita. Assurdo comunque. Live devastante. Se Italo
non tocca il suo banco, non restocca più i trade. Ah, ok, allora lo andiamo a liberare, così ne approfittiamo e restocchiamo anche padre Mammon, cioè lo liberiamo. Ernie, non vanno i link. Non vanno i link, quindi vedo che hai scritto degli asterischi, ma non so cosa hai scritto davvero. Ti sta piacendo sta redstone? Io sono nel godo più totale. Cioè, sono completamente nel multiverso. Non ho capito niente, allo stesso tempo ho capito tutto. Apri le finestre del tuo studio, c'è troppo fumo nel tuo cervello. È figo perché diciamo che ha aperto tutta una sezione del gameplay di Minecraft che non solo non ho mai toccato, ma che sono convinto che gli esperti usino per trasformare questo gioco, perché le possibilità sono troppo superiori rispetto alla roba normale. Cioè, questo è livello editor Mario Maker per fare un gioco che non è di Mario. Usare Made in Dreams su PlayStation 4 per rifare PT, ok? Questa è la redstone. Cioè, è una roba che secondo me ti manda a troie completamente il gioco, ci puoi fare altre cose, perché essendo tutto automatico puoi cominciare a creare degli incastri non previsti tra oggetti XYZ. E infatti è la prima volta, è stato figo perché la prima volta, sono contento che mi facciate fare sta cosa prima della fine della blind run, perché è la prima volta in 60 episodi che penso di buggare il gioco. Non mi è mai successo, ma qui ho pensato, cazzo, aspetta, ma se automatizzo questa cosa magari gli oggetti vanno in conflitto e succede qualcosa di strano. Ed effettivamente qualcosa è successo, mi sono messo in tiposo come un coglione. Quindi fichissimo. Hanno creato una calcolatrice su Minecraft. Ah, ma quindi anche quella cosa del PC creato su Minecraft, cioè del processore creato su Minecraft, è stato fatto probabilmente con la redstone. Se non sbaglio, mi avete detto in uno dei primi episodi che hanno fatto un PC che girava Minecraft. Vanilla. Puoi giocare a Pokémon rosso su Minecraft. Allucinante. Assurdo. Madonna, sai, della prima volta che seguo una puntata in live e speravo non finisse mai. Tranquillo, it's the Minecraft effect. Bene. Amici. Zalvo. Chiudo. Mi leggo le vostre iscrizioni serenamente mentre vi lancio la sigla singalecchiana. Domani io finirò 100% il video da un punto di vista di copione. Lo registrerò verosimilmente il 7 domenica, anche senza verosimilmente domenica, uscirà settimana prossima. Però domani io devo fare lo slancio finale, 30.000 caratteri da scrivere, ce la posso fare perché solitamente ne scrivo, oggi ne avrò scritti tipo 45, quindi 30.000 caratteri, sprint finale, finisco il video e poi ci vediamo stasera, cioè domani sera, tecnicamente stasera, con Blabbo che arriva alle ore 21.30. Sì, Blabbo ovviamente confermato, non si tocca, non va da nessuna parte. Sabato pausa, domenica non mi vedrete ma registro il video, domenica sera riblabbo. Bene, vado con la siglega, ci sentiamo tra poco con le vostre iscrizioni. Grazie, 790 sub su 850, quindi mancavano 10 sub alle 800, direi non male. Grazie mille, di cuore. Buonanotte e a domani, ma anche a adesso, con la lettura delle sub. Costruiva case e chiese. Allora, devo tornare parecchio indietro e ecco qua. Oh, grazie Arcanamundi, grazie mille, dolcissimo e gentilissimo, 10 sub, quindi ne abbiamo fatte 800, grazie mille, gentile davvero. Allora, grazie a Peppe Costanzo che si abbona per la prima volta, Bricot che fa lo stesso, Marco 30, 33esimo mese di Tier 1, Jacopicci 24esimo mese di Tier 1, quindi 2 anni, Zio MC, anzi RMC, 19esimo, il tuo tizio nell'armadio, 35esimo, Red Rex, 99, 6° mese, Fasan, 26esimo, Will,
tredicesimo, la voglia di arrivare a questo punto della serie è infinita. Ma guarda, do un commento dicendovi che avevo voglia di finire il gioco fino a questa live. Nel senso che questa live mi ha dato nuovi scopi per i quali mi sento ancora microscopico. Non avverto di fare completismo, avverto di aver ricominciato da capo Minecraft. È strano. E quindi mi sa che mi esplorerò con calma questa roba della redstone, perché veramente le possibilità sono talmente tante che sono tornato ad avere un legnetto in mano. Grazie a Ryujiji che si abbona per il 22esimo mese, grazie a Verri60 che si abbona per il 26esimo, super godo come ad ogni live, grazie a Zuruguru che si abbona per il 24esimo, anche lui ma di tier 1, Redix 4 mesi insieme, Ale Prezzi 8, Piporetto, beh sempre, se il mouse mi assiste e mi sta assistendo, ok ce l'ho. Bouncy Button si abbona per il 14esimo. Automazione, minchia, ci abbiamo provato. Marco LS si abbona per il 34esimo di tier 1. Che bella sta serie, forse una delle più belle mai avute sul canale, sono d'accordo. Per te, grazie per il vostro lavoro, grazie mille. Z84, 100 bizzini. Phoenix Ciraida, grazie. Andrescat 98, settimo mese. Il Kine regala 5 sub, gentilissimo, grazie mille. Omar Ozol, ah minchia, Omar Ozol, pensavo fosse Omar e il cognome, si abbona per il 18esimo mese e io ringrazio. Un mio amico al meet and greet assieme a Sbeck che mi ha regalato un mini pet di Armaldo, che fine ha fatto? È sempre qui con me, caro. Urvel Starwind, terzo mese. Vanitas, 71esimo. Teopperino, una sub regalata, grazie. Black Crow IT, nono mese. Kazablash, sesto mese. Caro Saido, ho appena finito la tesi. Cosa c'è di più godrioso? Aspettare la tua live di Mystery Dungeon e Bloodborne, dopodiché attendere il tuo calendario con i piedini nudi in vista. A chi devo chiedere per riceverlo? Scrivi una mail a Arcadia. Copsis, nono mese. Guardabashi, se tu potessi scommettere 100 euro, punteresti sull'uscita dei remake di Bianco e Nero quest'anno? No, io l'ho già detto, è una bella domanda, però l'ho già detto durante la blind run del DLC, che questo DLC mi comunica tutto tranne che il remake di Unima, e vedendo quanto poco Riddler Q ha azzeccato le ultime cose, comincio a pensare che non ci sia nessun remake di Unima quest'anno. Sicuramente tutto è in gioco, a febbraio veramente tutto può essere ormai. Yugen 90 410, trentesimo mese. Lord Stari, secondo mese. Simona Scarioni, undicesimo. Clajumas 43esimo, Shutugu 15esimo, Inhuman Pie 86esimo, Spacchettamenti 8 mese. Ciao Saido, appena recuperato le altre due live, sono contento che ti piaccia Control e che hai tempo di goderti questo gioco per te. Oggi no, domani no, ma sabato vi prometto che farò una bella run anche su Control e vi racconterò un po' com'è andata. Grazie a tutte le altre persone che non sono riuscito a leggere durante l'outro, vi ringrazio dal profondo del cuore per il supporto e vi rimando all'appuntamento domani 21:30 con Bloodborne. Ciao!